right. Debbie is very valet, very 16. Can you believe that I own absolutely nothing cool? Donnie is a wild little animal-like 5-year-old boy. Kind of found him. Yes. Darwin is a chimp, a handsome, capable primate. The coward monkey. I said that. Nickelodeon's got the scoop on the Wild Thornberries. Nick's wildest new Nicktoon. I'm Eliza Thornberry. She's about 12, and her family sort of goes around filming this nature show. Welcome to Nigel Thornberry's Animal World. She can actually speak to animals. Are all humans like you? My character is the mom, the one who takes charge and gets the practical things done. There's snacks in the fridge. Well, Nigel is, Nigel never really grew up. Right. Debbie is very valet, very 16. Can you believe that I own absolutely nothing cool? Donnie is a wild little animal-like 5-year-old boy. Kind of found him. Yes. Darwin is a chimp, a handsome, capable primate. The coward monkey. I said that. Nickelodeon's got the scoop on the Wild Thornberries, Nick's wildest new Nicktoon. I'm Eliza Thornberry. She's about 12, and her family sort of goes around filming this nature show. Welcome to Nigel Thornberry's Animal World. She can actually speak to animals. Are all humans like you? My character is the mom, the one who takes charge and gets the practical things done. There's snacks in the fridge. Well, Nigel is, Nigel never really grew up. Right. Debbie is very valet, very 16. Can you believe that I own absolutely nothing cool? Donnie is a wild little animal-like 5-year-old boy. Kind of found him. Yes. Darwin is a chimp, a handsome, capable primate. The coward monkey. I said that. Nickelodeon's got the scoop on the Wild Thornberries, Nick's wildest new Nicktoon. I'm Eliza Thornberry. She's about 12, and her family sort of goes around filming this nature show. Welcome to Nigel Thornberry's Animal World. She can actually speak to animals. Are all humans like you? My character is the mom, the one who takes charge and gets the practical things done. There's snacks in the fridge. Well, Nigel is, Nigel never really grew up. Right. Debbie is very valet, very 16. Can you believe that I own absolutely nothing cool? Donnie is a wild little animal-like 5-year-old boy. Kind of found him. Yes. Darwin is a chimp, a handsome, capable primate. The coward monkey. I said that. Nickelodeon's got the scoop on the Wild Thornberries, Nick's wildest new Nicktoon. I'm Eliza Thornberry. She's about 12, and her family sort of goes around filming this nature show. Welcome to Nigel Thornberry's Animal World. She can actually speak to animals. Are all humans like you? My character is the mom, the one who takes charge and gets the practical things done. There's snacks in the fridge. Well, Nigel is, Nigel never really grew up. Right. Debbie is very valet, very 16. Can you believe that I own absolutely nothing? Never before has the battle of X's and O's been waged on such a vast and intense scale. Introducing the new electronic game of Tic Tac Total. Totally extreme. More fun, more fight, and lots more ways to score. Just slap down and light up. 3 in a row, 4 in a row. Even 5 in a row, and the game automatically tic-tac-totals up your score. He who scores more wins the war. Battle your friends or the computer with tic-tac-total. We'll be back after these messages. Hey, moms and dads, the easy way to get your kids to read is Sports Illustrated for Kids magazine.
They'll love it. Sports Illustrated for Kids is a fun magazine. It's exciting, so they're excited to read it. Sports Illustrated for Kids inspires boys and girls to have fun while reading. I like the trivia math questions because it helps me on my math skills. SI for Kids is filled with a dazzling assortment of fun features that entertain and challenge kids while teaching important real-life lessons. Sportsmanship, self-esteem. It really helps the kids learn how to play the game. Call now and give your young sports fan 13 great issues for just 4 monthly installments of $7.49 each. Save 24% off the cover price. Use your credit card. Can my SI for Kids come today? Kids who love Sports Illustrated for Kids. Moms appreciate it too. Cool. Call and give your kid the best kid magazine there is. Sports Illustrated for Kids. Thanks, Mom and Dad. Micro Machines. Where are all these Micro Machines going? Super Auto World. Go for a road test. It's smooth and bumpy. Raise the lube racks. Move the ramps around. There's a Super Auto World car display. Bring your Micro Machines to Super Auto World and pack it up and away. And when the battle breaks, call on Micro Machines Combat Carrier. Open her up! To the huge battle base inside with tank target range, air base, hidden bunkers. And firepower! Yeah! Think big, play small. Micro Machines. Micro Machines, Super Auto World, and Military Combat Carrier. Each come with one vehicle. Additional vehicle for your collection sold separately. You put them together. Go for a mouthful, go for the fun. Go for kids. For everyone. Just one stack is what it takes. And it's go for, go for, go for cakes. Open wide, stuff your face. There's always room for more go for cakes. Empty the box, they're reload. Eat those go for cakes till you explode. Exercise lately. Till you explode. And now, back to our show. NBC presents the network television premiere of the blockbuster motion picture. You have slept your last peaceful night. Donald, I knew they plotted against us. His destiny was to lead a nation to freedom. Hang him from the bridge. Her love inspired his courage. The great man against all. Oscar winner Jessica Lange and Liam Neeson. We'll have justice. The best movies on television are on NBC. Here's Tim. He lives on Tuesday night. He hosts Tool Time and does things right. But now he's got some company. His name is Dion Hughley. What? What a crazy pair. Friends and neighbors. Identical neighbors. Watch them lose their mind. Once upon a time, there was a young dragon named Spyro. He journeyed across enchanting worlds to rescue other dragons from the spells of Nasty York. After battling Nasty and his minions, Spyro brought peace back to the land. Spyro Mania swept the country, and everyone lived happily ever after. Time break! Feisty lizard burned herds of a sheep! Cool. Feel I've been lost. No bearings, no compass. You were my true north. I could always steer for home when you were my home. I still think some mistakes been made. I'm sorry I didn't hold on to you with so much strength. Any Toshiba DVD player from £299.99, you'll get Lethal Weapon 4, US Marshals, and Contact free. Plus, you'll get 10 free DVD rentals at Blockbuster. Yeah. Offer now available at Currys and Dixon's. Oh, Tyler, rescue me. Deliver me. Deliver me from Swedish furniture. Deliver me from clever art. Deliver me from clear skin and perfect teeth. May I never be complete. May I never be content. May I never be perfect. I want you to hit me as hard as you can. Repeat after me. I promise to love and to cherish. I promise to love and to cherish. To have and to hold from this day forward. To have and to hold. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, primissima cosa da dire.
Router, parola bannata. Va bene? Non dite mai più la parola router. Non abbiamo un router nuovo. Salve, salve, convenevoli. Ciao Nervi, sei stato primissimo. Ciao Goodbite, Spyro, Wizard, Sidia, Crono, Lake, Samel. Chi altro c'è? Non lo so, penso nessuno. Benvenuti a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Siete pronti al disastro? Ciao Bob, dimmi. Sì? Non credo, perché noi quando l'abbiamo provato non l'abbiamo messo sotto carico. Potete provare se volete, però lasciatemi in pace. Chiudi questa porta. Amici, come state? Siamo partiti con già dei problemi tecnici, però potrebbero essere quasi risolti. Modem, router, e mi raccomando, se avete la fibra a casa, fate attenzione con i collegamenti, grazie White. Allora, come state? Siete pronti? Oggi? Aspetta, quindi Bobbolone ha visto le vostre facce. Bobbolone ha dormito qui ieri notte. È qui da ieri mattina. Il nostro problemino tecnico è che la cam IRL era tutta in ritardo, tutta lenta e laggata. E questa cosa non è successa quando noi abbiamo provato. Quindi, ops, come si fa? Come si fa? Pronto ma anche preoccupato, queste live sono difficili da gestire. Lo so, Nervi, sono estremamente ansioso. Allora, se a livello tecnico se la tecnologia non ci tradisce, dovrebbe andare tutto bene, perché abbiamo preparato tutto fino al minimo dettaglio, davvero. Quindi, vediamo, speriamo. Io sì, lo vedo ancora lento, purtroppo. Vi prometto che se per sbaglio verrà inquadrato una faccia, chiuderemo gli occhi. Vabbè, se quello non dovrebbe essere un problema. Perché purtroppo non vedrete Meru che impazzisce e viene dentro questa stanza. Perché ovviamente le è veramente vietato venire qui, in caso viene Bob. E più che altro il problema non è la faccia inquadrata. Il problema è che magari tutto si vede male e sentite la roba in ritardo. Cosa che sta succedendo a me in questo momento. Allora, io chiederei a Bob di venire qui un attimo, solo Bob, per fare insieme un attimo di troubleshooting. Hello, ecco Bob IRL, qui sentite la voce di Bob. Guarda. Vedi quanto è lento e in ritardo. Cioè, tu sei ancora in quell'inquadratura. E invece sei in questa stanza. Quindi noi in questo momento stiamo vedendo quello da vedere in ritardo. Perché c'è un refresh? Ma un refresh di che tipo? Vediamo. Tipo qui su OBS? Oh. Vediamo. Ma scusa, l'abbiamo... Poco fa l'abbiamo fatto, il refresh del programma. Ma di nuovo. Di nuovo. Sono passati 5 minuti, Bob. Ok, abbiamo un problemino. È indietro di 12 giorni. No, è indietro davvero di tanto, tanto tempo. Facciamo un refresh del programma al volo. Sì. Tu lo sai fare, Bob? No. Se vuoi posso sostituirti. Sì. Sì. Guarderò le persone. Sì. Bob, stai qui un attimo e io vado a refreshare il programma, ok, ragazzi? Ok, arrivo. Scusate, raga. Ciao, sono Death e ho preso il controllo di questo canale. Adesso farò delle espressioni. Aia, ma vaffan brodo l'acqua. Non bevo, no, io non bevo adesso. Non voglio, non ho sete. Ho bevuto il caffè. Ciao. I piedi di Des io li ho visti. E Mystery, devo dirti una cosa. L'an esiste davvero. È qui con me. Dire cacata. Ma non fare così perché ti si sballa tutto. Vabbè.
Non dovevi alzarti. Hanno bannato la parola piedi, boh. No. Allora, stiamo rifacendo il qua la calibratura della... Cioè, perché guarda, qui è in tempo reale. Vedi? Ora, perché... Su OBS... Tieni il resto, lurido bastardo. Su OBS per ora è in tempo reale, ok. Andiamo a... Sai come metterlo? No, attento a non premere tasti per sbaglio. Rieccomi, amici. Ciao, Gian. Ciao, Mystery. Sì, vedo il tuo pollice. È in tempo reale. Va bene, allora la cosa che succederà è che magari di tanto in tanto potremmo avere bisogno di fare questo refresh e di togliere la cam. Allora Bob, fai segnali, fai dei numeri davanti la cam per farmi capire che è in tempo reale. E il numero è il 2, perfetto. Allora ragazzi, siamo a tempo. La cam è sincata con OBS, c'è un modo di gestire il delay da OBS. Allora... La cam, sì, è sincata con OBS, Goodbite. Questa cosa che hai detto è interessante. Quindi se dovessimo ancora avere problemi... ok, va bene. Terremo conto di questa cosa. Allora... Nessemeru pagano gli ospiti in IRL per dire che Fran esiste e convincere... Bob, fai un altro numero in cam per vedere quanto è responsivo, per favore. Se Bob sta facendo un numero in cam, siamo di nuovo in ritardo. Perché io vedo Meru che inquadra la cucina in questo momento e no. Vedo tutto estremamente rallentato. No. Molto, molto, molto in ritardo. Come si fa a gestire il delay? Allora, a meno che la cam non abbia un suo applicativo per gestire stream delay. Non credo. Non lo so. High performance mode. Sì, andiamo in high performance. Intanto. Purtroppo no, non ho molte opzioni. Dice, ieri 17 anni fa usciva High School Musical. È un peccato che oggi non stiamo facendo all news, perché sarebbe stato molto interessante. Ciao Bob. Dimmi, sei qui per dirmi qualcosa o... Quanto indietro è? Sì, la risposta. Allora, no, la nostra attrezzatura è il mio iPhone. È un programma, poi terza parte, che ci permette di usare la cam dell'iPhone come webcam. Fine. No. Spazio colore, gamma colori, buffering, non lo so. Facciamo... Che cosa... Se attivo il buffering qui, che cosa... Carica video per garantire fluidità. Ma allora, disattiviamolo, il buffering. E vediamo... Facciamo così. Disattiva e riattiva. Ma non possiamo fare sta cosa ogni 10 minuti, purtroppo. Questo è un problema. Come cazzo facciamo? Meru, fai un numero. No, ovviamente non vediamo il suo numero. Vediamo il programma e lo riapriamo. Vediamo, magari no. Probabilmente sì. No, forse lo facciamo automaticamente, sai? Ciao Mitruna! Siamo qui... Invece? Ok, Meru stesso. Però guarda, rallenta immediatamente e va in ritardo. No. Raga, non so, questo è un problemone. La musica è messa, Meru. È diventato Super Saiyan, sono biondo per una settimana. Merda, come facciamo? Aiuto, cosa facciamo? Sì, Meru. Sì, Meru, è troppo un problema. Ma le vostre voci non escono dal telefono? Sì, significa che le vostre voci arriveranno in tempo reale. Devo scrivere in tempo reale? E il video no. Allora, che succede? Succede che stiamo facendo non ancora una live in real life.
con ospite. Però il nostro setup Cam in Real Life è terribilmente in ritardo. E questa cosa, mentre testavamo, non era così. Quindi adesso stiamo avendo un problemino. Cioè, guarda quanto è in ritardo, lo vedi tu? Intanto vieni qui, dobbiamo staccare. Svegliati! Quindi... Ma se usassimo l'altro sì. programma? E vediamo com'è? Possiamo provare l'altro programma, al volo, sì. Cosa? Computer. Via wifi. Dice lei che puoi mettere un filtro di render delay per sintonizzare audio e video. Ma una bega. Hashtag altro. Allora, proviamo hashtag altro programma. Sai un tappo questo costo? Certo che no. Mi sembra brutto uguale, purtroppo. Io non capisco come operare la codifica software anziché hardware, non lo so. No, è terribilmente in ritardo. Aspetta, ma non era così. Lo so, secondo me non capisco come possiamo fare questa cosa. Cosa dice lì? Allora, ho un'idea. Ok. Ho un'idea. Possiamo usare... Allora, noi mettiamo questo stesso programma sul portatile e poi tramite OBS Ninja sceriamo lo screen del portatile e io metto quella fonte qui. Però questa cosa dobbiamo farla. Mi portate il Mac per favore, lo faccio al volo. Va bene, nel frattempo chiacchieriamo. Nel frattempo chiacchieriamo, ragazzi. Musical, un po' di pazienza, un po' di pazienza. Meru, vuoi metterti tu mentre io sistemo queste cose qui? Beh. Dai. Allora, no, tu con Meru. Allora, ragazzi, la faremo sta live di cucina, ve lo promettiamo. Si farà. Questa cosa si fa. Ah, no, sto saltando. Sì. Quindi dov'è? Meru. Ok, no. Sì, scusa, scammi, ho sbagliato. Ho visto tutte le loro versioni. Ma lei mi avevi già viste. Hai cliccato su destra, faccio oh, io. Oh, Gesù, faccio Dio, io. Addio, ragazzi. Sei un po' agitato. Non sono agitato, sono confuso perché mi parlate in 600. Ah. Allora, come state? In effetti, allora, un attimo che mi mostro, un secondo. Cristo, mi sto facendo malissimo all'orecchio, ho notato. Ah, eccomi. Dove cazzo sono? Ok, qui. Ciao a tutti, come state? È la prima, cioè l'unica volta in realtà in cui mi vedrete durante questa live, perché poi sarà tutto dal mio punto di vista, quindi sono proprio io! Me lo avvia Silent Hill. Potrebbe essere un'idea. Tra l'altro, raga, voi non avete idea di come io sia... Di come io sia in questo momento. Sì, Lake, ho una felpa gialla. Oh, intanto guardandomi nell'immaginetta del telefono. Guardata come il Cristo. Pov, sì. Guardandomi nell'immaginetta, cioè nella cam, sembro uscita da una puntata di Breaking Bad. Perché non so perché, ma la felpa gialla sembra quella cosa che loro avevano addosso quando andavano a fare la droga, a fare la metanfetamina nel laboratorio. Meru, racconta la statuetta della Siretta al volo. Sì, adesso racconto. Ma buongiorno Marichicca! Come stai? Come state tutti? Allora, un attimo che faccio uno shoutoutino. Ho fatto un bagno nella piscina di palle di... Vabbè, bobolone sclera. Insomma, affari loschi nella vostra cantina. Oggi si cucina, tra l'altro, quindi... No, sto scherzando, Twitch. Cuciniamo cibo, solo cibo. Ramen a ramet. Che sembra, tra l'altro, vagamente un nome egizio, tipo. Massima Zen. Cosa cuciniamo? In che senso cosa cuciniamo? Il ramen. Ah, no, ok. Era ironico per il discorso della Matt, forse. Allora, Massima Zen. Arrivo con la Massima Zen. Il corpo è l'albero del body, la mente uno specchio lucente. Abbi cura di pulirlo di continuo, non lasciare che la polvere vi cada sopra. Mystery, fatti la doccia, Mystery.
Questo è il senso di questo massimo zen. Chi è più bravo in cucina tra i due? Io. No, no, non so, cioè, no, non voglio essere presuntuosa con questo. Però il discorso, il fatto è che mio padre di mestiere fa lo chef. Quindi mi ha insegnato tante cose. Per questo sono un po' più brava io, perché ho un po' imparato da mio padre e ho insegnato cose. Comunque anche adesso è bravo, soprattutto perché io gli ho insegnato. Lavati, fai schifo. Ma Bobone, zitto, mi distrai. Stai in cucina ad aiutare Des. Non mi veniva il nome di Des. Mero è più brava ma non cucina. Esatto. Ciao cannone, come stai? Ed è per questo che cucini poco. Non vuoi sprecare i tuoi segreti? Sì sì. Ma chi è che ha riscattato un caro cronomaestro? Va bene, quando tornerà Des? Perché come è specificato nella ricompensa karaoke, il karaoke è solo Des o di coppia. Quindi io non faccio karaoke. Quindi quando arriva, Des vi farà il vostro karaoke. Ieri Des mi ha fatto la carbonara buona, cazzo. Gli ho insegnato io come fare la carbonara buona. Se dovessi cucinarli a me sarebbe inutile, ma... Io faccio una scuola di cucina e tanto se solo mi faccio le uova strapazzate. Sta funzionando questa scuola di cucina. Sì, sì, lo so che è per il meme, però... se sentite adesso urlare è normale. Allora, stavo dicendo, io sono bardata in modo assurdo, oltre a sembrare Walter White. Ho, allora, un'imbracatura sulla testa che si collega a un cosino che tiene un altro cosino in cui si posiziona il telefono. Questa imbracatura... ha tipo, non so come spiegarvi. Allora, avete presente un perizoma? Però, sì, esatto, avete presente un perizoma? Ok, fate finta che io abbia un perizoma molto spesso sulla testa. Questo significa che ho dovuto anche farmi le codine. Perché con i capelli era un delirio. Quindi io ho le codine infilate, no? Dove andrebbero le gambe in un perizoma? Non so se mi spiego. È una cosa terribile. E ieri a me adesso ha fatto le cozze. Non credo. Se ti facessi vedere la disastrosa carbonara che cucina, fammela vedere. Non credo sia disastrosa. Secondo me sei troppo critica nei confronti di te stessa. Voglio vederla. Mandami una foto. Beh, dai, 5 anni so fare solo quelle. Direi a posto. Sì, sì. Perfetto. Mangiamo un Des al forno? Non credo. Tanti cosini. Cosini che si connettono a cosini. Chiamati zero cosini. No, 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 non sono in perizoma. Ho un perizoma, ho un finto perizoma sulla testa. Ma no, Meru, perché? Ma voglio un disegno di... va bene, vi farò un disegno. Vi farò un disegno di questa cosa. Di me bardata in questo modo. E se vi interessa, io vi butto il Telegram. A un certo punto questa immagine arriverà. Vi arriverà da qualche parte. Su Instagram, su Telegram, non lo so. In ogni caso, qua, come sempre, ci sono i social. È l'imbracatura da lampada da testa. È così? Ho fame. Non ho messo il sale, ho usato la pancetta. Ho dimenticato la pasta sul fuoco e l'ho fatta talmente molle che si... Oh mio Dio, Mit. Ok, forse adesso credo al fatto che... Raga, adesso sta levitando sul balcone. Qualcuno lo aiuti. Ma Bob non sta funzionando, quindi, questa cosa. Cambiamo la categoria in hot tubs? No, no, non credo. Al massimo per ora cambiamo la categoria in just chatting, visto che non c'è nessuna cucina in questa live. Quindi sì, sì, metto un po' just chatting, tanto è quello che stiamo facendo. Just chatting. Ok. Ok, ok. Flan mi fa il solletico. No, la parola piedi è bannata, Bob. Con calma funzionerà, te lo giuro. Va bene, tanto io sono qui che intrattengo. Plan non esiste, non è vero, Mystery. The kitchen is a lie. La cucina è nel nostro cuore. Che scam, live di cucina scam. Non c'è nessuna live di cucina. Adesso ho followato Gesù. Ah, ricordiamo, qual è il santo di oggi? Può servire a Des. Sant'Agnese! Vergine e martire, se ti serve. Scusate se vi ho sfondato i timpani. Lurk torna a lavoro dopo, va bene, Crono. Grazie per essere passato e buon lavoro. Anche la cucina è una VTuber, quindi non esiste veramente. Ma dovremmo avere il suo modello, però, e non ce l'abbiamo. Questo è un problema.
Ma quindi Bob, aggiornami su cosa succede. Ah, tra l'altro, in tutto questo, questo coso che io ho in testa, nuovo cosplay, cosplay da cucina. Il modello del... quando parli si apre il forno, è bellissimo. È bellissimo. Cazzo, per le prossime live di cucina dovremmo fare una cosa del genere. Se ci sono problemi tecnici, lasciamo kitchen come categoria e mettiamo il modello della cucina. È bellissimo questa idea. Adoro. Aggiornamento, forse ci siamo. Incredibile, io sto studiando come un... obiettivo 200 sub. Ah, comunque vi ricordo che al momento abbiamo un obiettivo 95 sub. A 95 sub avrete un house tour della nostra casa, ovviamente. Solo sub, solo sub. Accadrà una sola volta, sarà solo sub. La live non sarà ricaricata da nessuna parte. Fine momento promozionale. Bob, come stai? Non lo so, Bob non è qui. Comunque penso stia bene. Immagino, spero stia bene. Ah, tra l'altro abbiamo ero un po' confusa perché ho visto la cosa spuntare prima da un'altra parte, però non spuntava in live meet. Ma grazie per la sub. Grazie mille, benvenuta tra i derini. Io rifaccio uno shoutout. Raga, andate a trovare Mitruna in live. Tra l'altro anche lei ha recentemente avuto la sua maratona per festeggiare l'anniversario del canale. Ed è anche lei una VTuber ed è molto carina, perché è uno squaletto rosa, è molto bella. Quindi andate a trovarla, andate a lasciarle un follow. Grazie ancora. Nope. Ciao Fleira, ciao, come va? Come va? Oh, ma è vero, io dico solo la verità, altrimenti non lo direi. Fatto? Cosa fatto? 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 Fatto, sei fatto? No, non lo so. Followata, ok, bravo. Fatto! Fatto? Stavo dicendo qualcosa. Ma cosa? Ah, ecco cosa stavo dicendo. Che è questa imbracatura perizoma che ho. Che ho sulla testa. Non sto indossando, ma ho sulla testa per tenere il telefono. Ha una parte solida. Che va sulla mia fronte. Questa parte solida mi fa malissimo e mi lascia il segno. E avremmo dovuto trovare qualcosa, tipo un fazzolettino, una cosa del genere, da mettere lì sotto per non farmi male. Ma non abbiamo avuto tempo, ovviamente, stamattina. Quindi io, appena finirò questa live, avrò un bollone sulla fronte. Bene, dai, mi te già la seguo. Ah, ottimo, bravo. I see you're a man of culture as well. Ma io non ho ancora capito cosa hai sulla testa. Un'imbracatura perizoma. E non posso... Allora, vediamo se trovo un'immagine su Google e ve la faccio vedere di questa cosa che ho in testa. Non so come cercarla. Ah, il coso per tenere la telecamera. Esatto. Il coso fatto appositamente per tenere la telecamera. Il coso è la sua telecamera, quel coso. Sì, quel coso. Imbracatura di sicurezza arrampicata in inglese. Imbracatura o imbragatura? Imbracatura per cani. Imbracatura per sollevatore. Imbracatura di sicurezza con corda. Imbracatura ferrata. No, non è un'imbracatura ferrata. Imbracatura testa. Non troverò mai quello che cerco così. No. Camera? Camera. No. Ah. Forse ci sono e vi faccio vedere. Ci sono. Ce l'ho. Allora, no, questa è quella per il petto. Abbiamo anche quella, però non era l'ideale. Ah, perfetto. Ve la faccio vedere. Comunque io sembra che sono fatta. Però signor Twitch e tutti, vi giuro che sono normale. Non so perché. Ho bevuto il cappuccino. Secondo me è quello, perché per ora non bevo molto caffè. Oh, mi sembra scomodissimo. Lo è. Quello per le torce da testa? Non lo so. Non ho mai usato una torcia da testa. Però ora ve lo faccio vedere. Tipo Choji da Naruto, che ha le mutande in testa. Scrivi imbragatura telecamera perizoma. Semplice.
imbracatura di testa di imbracatura. Cuciniamo, Meru, stanno risolvendo alcuni problemi tecnici, Rosario. Appena finiscono, vi prometto che cuciniamo, si fa questa live, tranquilli, tranquilli, si fa. Allora, fatemi aggiungere una fonte al volissimo, così vi faccio vedere l'imbracatura da testa. Cattura la finestra, per favore. Sì, 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 ti prego, sì, 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 perfetto. Esatto. Sì, voglio questa, c'è qualcosa che non si può vedere? No. Che vuol dire? Aspetta un attimo, sto facendo vedere una cosa. No, no, non è il momento. Come non è il momento? Perché siamo, forse siamo pronti, però dobbiamo fare un test importantissimo. Un test importantissimo? Sì. Ah, sì, oh, no. Sì. Vabbè, un attimo, gli faccio vedere solo questa Vabbè, cosa e... Vabbè, ok, ve la lascio così. Allora, è così, è questo. Questo qui. Questa qua è l'imbracatura da testa. Quindi questo coso si... Comunque, visto che sembra un perizoma molto spesso, è esattamente quello che ho descritto. Qui si attacca un coso in cui ci sta il telefono. Quindi questa parte qui è sulla mia fronte. Questa parte dura è esattamente quella che mi fa male toccando la fronte. Quindi questo è quello che io ho in testa attualmente. Ho le codine che mi escono dai lati, da qui. Quindi questa è una descrizione, cioè un'immagine accurata di ciò che ho in testa attualmente. Allora, qual è il test che dobbiamo fare? Allora, ti devi mettere in testa il microfono. Cioè il microfono, scusa, il telefono. Cappuccino con le sostanze provenienti dal... provare effettivamente. Allora me ne vado, scusate. Ciao, me ne devo andare, sì, vi devo... Boh. Sì, per ora devi andare. Perché c'è un adulto su un sensore gigante? Oh mio Dio, non l'avevo visto. Vai, Meru, vattene! No, ma perché non me ne voglio andare? Vai. Mi mancherete a Dio, ciao. Allora, mettetevi il tutto. Non lo sappiamo se funziona. Torno des. Ciao a tutti, raga. Leggerò meno la chat, perché stiamo testando. Allora, mettetevi il tutto. Mettetevi il tutto. Des uguale Meru. Oh no, c'è una nuova teoria qui. Allora, quello che abbiamo fatto era... Allora, siamo riusciti a mettere a tempo il la cam. Adesso il problema potrebbe essere l'audio, l'audio, sì. Quindi il test che noi stiamo andando a fare in questo momento è un test per vedere se l'audio lo prende. Quindi facciamo così. Ok, io lo vedo. Non mi vedete voi, però, scusate. Rieccomi. Qui. Ecco qui. Ed ecco qui. Purtroppo la qualità non sarà bella come avevamo programmato, perché tutto doveva essere tipo in full HD, 60 fps. Cioè, era una cosa che stava avendo una cosa fantastica. Ma purtroppo. Non può più essere così. Ora. Allora, cominciare adesso, ritorna e ricorda tutte le varie cose. Sì, allora, tu devi toglierti. Tu vieni qui, Meru. C'è una cuffia che tu dovresti avere all'orecchio. Oh, perché è qui? Perché? Ma perché? Okay. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Ok. E rieccomi. Allora, mettetevi in posizione, perché stiamo per svelare l'IRL. Stiamo per svelare l'IRL. Non è detto, però, che sia quello definitivo. Meru, sì, lo so, però dobbiamo fare un test prima. No. Allora, facciamo una cosa. Bob, metteresti di nuovo 60 fps nell'impostazione del programma? Tu che sai come fare, spero. Prego, che tu sappia come fare vedendomi farlo mezza volta. Non ci sta riuscendo, raga. Io vedo Meru che lo inquadra e inquadra anche il PC. Allora, Bob, allora, Meru, inquadra il Mac, per favore, che lo guido, stiamo facendo un troubleshooting incredibile. Allora, io da OBS vedo Meru che inquadra Bob che guarda il PC. Meru, mi serve vedere il PC. Togli quel dito medio dalla cam. Guardalo meglio, abbassati. Allora, Bob, in alto a sinistra dello schermo, un po' più in basso, c'è un quadratino, no? Un po' più in basso, esatto, quello, clicca lì. Clicca lì, bravo, ecco.
Qui vedi 60 fps e dopo devi rimetterlo come era prima. Devi salire con la rotella del mouse. Per salire col touchpad, sali le due dita, con due dita, ragazzi. Ragazzi, sto spiegando a Bob come scrollare su un programma. Siamo già a 60? E perché una merda così tanto? Vabbè, non importa. Ce lo accolleremo. Ora, richiudi quella finestrella. No, respirate, ragazzi. Richiudi, perfetto, perfetto. Allora, vi mando il trailer. Vi mando il trailer che abbiamo preparato. Questa, signori, è Flanell's Kitchen. Benvenuti nella nostra cucina. Voi forse non li sentite, o sì, non lo so. È una cosa che scopriremo adesso. Io non li sento. No, non vi sentono. Allora, nessuno vi sente, amici. Quindi, dobbiamo... Non si sente, non si sente. Va bene, va bene, va bene. Meru si è messa i guanti di topolino. Ok. Ora dobbiamo risolvere questo problemino. Allora, il problema dell'audio che non si sente è che per qualche motivo non ha preso il microfono di... Guardate le ciabatte di Meru! E guardate, Bob è scalzo, chiaramente, Bob è scalzo. Non sentiamo l'audio, come facciamo? Allora, io sto... Possiamo usare Discord? Vediamo come si sente il Discord. Allora, Bob, vai al Mac e smutati. Smutaci. Si stanno leggendo la chat. Cioè, smutavi, scusate. Adesso è invecchiato parecchio, lo so, Spyro, è lo stress. Calzini antiscivolo e... Sì, calzini super pro. Lavatrice in cucina, è così che funziona in Irlanda. Bob, avete smutato? Perché io continuo a non sentirvi se l'avete fatto. È uno strano film comico francese da vedere. Sì. No, io continuo a non sentire niente. Ma tra l'altro c'è pure la musichetta classica, è proprio un film muto. Bob, ma ti smuti o cosa? Cioè, raga, non trovano Discord. Ma come si può essere così incompetenti? Bob, porta il Mac qui che ti smuto Discord. Non riescono a trovare Discord. Ma con chi ho a che fare io? Con chi ho a che fare? No, amico, io non ho mai usato un Mac in vita mia. Io non uso i Mac. Minchia, non riescono a smutare Discord. Guarda, non so usare Bob. Ma che cazzo, cos'è sta roba? Come adesso vi sentono. Però è un bordello. Sì, io vi sento. Li sentite, ragazzi? Sentite. Chiudi la porta! Allora, parlate. Io non potevo andare al tuo laptop. Lo so, sto scherzando. Cosa cazzo? Allora, audio di culo, è vero, perché purtroppo stiamo usando delle cuffiette di merda. Per questo... Dovevamo usare l'audio del telefono. Ma no, è questo il nostro problema tecnico, Meru. Vabbè, non è male da te. Il problema tecnico è che l'audio del telefono non funziona, no. Urla come una pazza anche senza il mic attivo, questo lo notano. Ottimo! Allora... Sì, si sente molto molto male. È un po' il coso. Si sente molto male. Raga, ma
Metti Discord sul telefono. Oh cazzo, che cretini. Aspetta, raga. Ha ragione Wizard, ma mettiamo Discord sul telefono. È troppo complicato, però. Sì. Però su quello che hai in testa. Però no, dobbiamo smontare tutto, dobbiamo scaricare Discord, fare l'accesso, no, è un po' quello di Bob. Bob, hai Discord sul telefono? Vorrei ricordare che io non ho più Discord. Bob, hai il problema dell'accesso. Oh, porca puttana merda. Possiamo farlo, posso ritornare di nuovo lì per un po' e voi fate questa cosa. Sì, sì, facciamo questa cosa. Io divento Meru. Facciamo questa cosa. Aspetta, torno in Just Chatting. Cosa stai facendo? Torno in Just Chatting, tranquilli, non vi vedono. E vi muto anche. Ok ragazzi, ci sono soltanto io in questo momento. Allora Meru, aspetto che tu torni. Non ci sarà un face reveal, Mystery. Grazie per essere tutti qui comunque dopo 45 minuti e niente di concluso ancora, ragazzi. Mia mamma mi rompe che devo entrare a fare una torta. Tranquillo Wizard, grazie per essere passato. Allora Meru, devi venire qui. La vado a chiamare, raga, perché non mi sentono in questo momento. Quindi... solo un attimo, mi tolgo. Ah, eccola. Ok. E niente, e sono tornata. Chi è che dice che urlo come una pazza? Goodbye, ti immagino. Oh, madonna, che fatica questa live. Che fatica. Vi piace la mia felpa gialla, IRL? Ma vi è piaciuta la sigla? Io non ho visto, non ho letto la chat, non ho visto niente. Vi è piaciuta la sigla con Bob? Ok, rieccomi. Molto Meru. Molto Meru. Sigla su... oh, sì, sono contenta che vi è piaciuta. No, come non l'hai vista? La vuoi rivedere? La vuoi rivedere? Te la mando subito. Oh no! Quella non era la sigla! Ho rischiato un face reveal. No, non si è visto niente, non si è visto niente. Stai cazzo ferma. No, volevo fargli rivedere Flanel's Kitchen. Ho cliccato su Flanel's Kitchen. Devo cliccare su video. Sì. Okay. E dopo ci togliamo perché potremmo avere risolto. Ok, quindi madonna, vabbè, che manda, paura. Manda, no, non si è visto. Ho avuto culo, non si. Ma perché sei così? Perché io ti devo togliere tutto di mano? Vattene. Mitt, ti faccio vedere la. Tu verrai con me. Questa era la sigla. Mano reveal. Boh, oggi ci saranno mani, piedi, ciabatte, tutto reveal. No, piedi, mamma, no. Va bene, epico. Ok, me ne vado di nuovo. Ciao. Ciao. Potremmo aver risolto, amici. Che strano. Ma io dico, ma facendo queste cose, tipo... ma come si fa a non morire a 40 anni dallo stress? Allora. Eccomi. Ok, allora. Allora, ragazzi, siete pronti? Sto per attivare la cam. Io sono qua da solo. Come sei qua da solo, Bob? Dimmi quando Meru... un tentativo per vedere se funziona. Intanto Meru è morta. Va bene, Meru sarà andata tipo in bagno. Faccio un tentativo per vedere se funziona. Allora, di a Meru di non entrare in cucina mai, perché sei in video in live, Bob. Ok? Meru è morta. Va bene. Continua a non funzionare, ma perché? Interessante. Perché? Noi abbiamo messo... aspetta. Noi abbiamo messo il tutto, però non va. Perché cazzo? Sì, Zenagos, problemi tecnicissimi. Ho disattivato. Bob, portami per favore il Mac. Che
che lo faccio qui in tempo reale, dai. Sembra in conferenza WhatsApp, lo so. Stiamo risolvendo proprio questo problema, Zenakos. Non è che ha una fonte mutata da qualche parte. Sto provando a vedere questo. Però sembrerebbe di no. Switcha le fonti da solo. Ma perché switcha le fonti da solo? Cioè, allora, no, guarda, è giù. Ah, aspetta, ma questo è output. Scusate, sono un coglione io in questo caso. Forse ora c'è. Dov'è il? È sul bancone morto. Ok, mettilo okay, con la cam verso il basso, Bob, in modo che non si vede niente. Ok, è già con la cam. Ok, siamo di nuovo lì. Non prendere il telefono. Ci siamo! Abbiamo l'audio! No, scherzavo. No, Meru. Allora, ferma tutto. Abbiamo l'audio, ragazzi, abbiamo l'audio. Ce l'abbiamo. Bob, venite a prendere il Mac di nuovo. Siamo a posto, siamo pronti! Siamo pronti! Ciao Pippo! Ti sei perso solo problemi tecnici e disagi? Che c'è? La categoria, va bene, la cambio. Imbragate tutto, mettetevi pronti per startare perché ci siamo, davvero. Muoversi, soldato, muoversi. Ora, ve li muto da Discord. Così sentite solo me. E questa rilassante musica. Questa live è come quando atterrammo sulla luna. Hai ragione, Crono. Gesù, che disagio. Allora, siete pronti, ragazzi? Venitemelo a dire qui perché siete mutati. Non mi sentite più? Perdonatemi. Dovete mutarvi voi da Discord. Capisco che adesso sarà difficilissimo trovare Discord. Però provate a mutarvi. No, aspetta, tu sai usarlo meglio di me questo affare. Era qui, tipo. Bobo noi sta comunicando come un agente SWAT pronto a fare irruzione. Ragazzi, ma qui. È su internet, è su web. Sì, è su web. Mutatevi. Così voi sentite me, ma loro non sentono voi. Siete mutati. Io non vi sento più. Perfetto. Adesso siamo pronti per il video? Io vi sentirò tramite la fonte giusta quando cambieremo scena. È tutto normale, è tutto calcolato, Meru. Ok, però parlate forte perché io vi sto sentendo in real life dall'altra stanza in questo momento. Quindi per comunicare con me, alzate la voce. Avevo riscattato un karaoke 52 minuti fa. Allora, Crono, questa è tutta colpa tua. Non puoi riscattare un karaoke in questo momento. Quindi, hai un karaoke da dover fare. Perché non lo faremo ora. Non lo possiamo fare adesso il karaoke. A me servono. Ma infatti io tra l'altro non vedo i pannelli del. Ma che sono. Vabbè. Siamo connessi? Allora, ragazzi. Sì. Eccoci. La sentite bene? Parla Meru. Parla Bob. Ho detto parla Meru, parla Bob. Minchia, stanno facendo tutto tranne che parlare. Bob. Dire brutto, va? Guarda, sono è una merda, raga. Secondo voi, o è guardabile? Sì, sta esplodendo. Possiamo rimettere per FPS? Sì, Bob, sì, provaci. Rimetti, che lui è stupido. Rimetti. Vai, rimetti, provaci. Perché sta esplodendo? È guardabile. Qui. Si sente? Non spoilerare. Qui Meru live dalla zona contaminata di Chernobyl. E Bob è la creatura che trova alla zona contaminata di Chernobyl. Questo qua. No, zitto. Quindi, ciao Flay, grazie per la compagnia. Grazie, buona giornata. Guardabile. Bob balla. Sta ballando in tempo reale? Sì. Perfetto. Quindi siamo a occhio allo specchio del microonde, Meru, ci dicono. Attenta. Oh cazzo. Allora ci siamo, raga. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Certo. Sì, comunque, ce l'abbiamo fatta. Crono aveva riscattato un karaoke. Non so se qualcun altro l'ha fatto, ma. No, l'ho detto io. Ho detto che lo facciamo un'altra volta. Perché fare più un karaoke? Ma come facciamo? Ma è quello di Crono, giusto? Non è un altro. Allora, io per qualche motivo, ovviamente. Cioè, c'è un problema tecnico. Un altro. Ma io mi specchio. E io non vedo le ricompense, tipo. Sì, Meru, aspetta che si vede. Ma mi sono vista precisa. Ma tu ti sei vista precisa, ma noi non lo vediamo in cam. No, non dobbiamo levare questo. Leva sto coso se lo vuoi levare. Levalo,
Non si vede, la qualità è troppo bassa, è tutto pixelato, raga, non si vedrà. Non si vedrà. Allora, possiamo cominciare? Possiamo cominciare. Comincia ufficialmente? Dopo 55 minuti, Flanel's Kitchen. Ciao Drowen. Benvenuta. Allora, fai gli shoutout che io non li posso fare. Allora, Bob. Allora, aspetta un attimo. Senti? Prima di tutto ricordo che abbiamo un sub goal attivo. A 95 abbonamenti. Ok, prima. L'hai già ricordato tu, va bene. Passiamo alla live a vedere se si riesce a vedere Meru. È questo l'obiettivo, ragazzi. Nella carta stagnola mi specchio. No, nella carta stagnola non ti specchi, Meru. Però nella cucina sì. Quindi devo stare attenta. Va bene, stai attenta. C'è il mouse in mezzo allo schermo. Allora, Bob, tu che sei il galoppino, vai al Mac volevo, e togli la freccetta, grazie Sidia. Il piano a induzione è riflettente, quindi fai fare tutto a bo... No, tranquilli, abbiamo già provato, in realtà non si vede molto bene. Un po' sì, però vabbè, io non mi avvicinerò troppo, metto la pentola. Hanno bannato la parola ramen, occhio. Va bene. Allora, ora zitti tutti! Meno male che è un piano a induzione, sennò prendeva fuoco. Allora, vai Meru. Adesso zitti tutti. Devo parlare io. Sì. Copre di più i polsi, sei più invisibile. Allora, silenzio. Allora. Ciao amici, benvenuti in questa bellissima live di... No, aspetta, no, cucina lo posso dire. È cucina l'altra lo parola. Puoi dire. Ok, questa fantastica live di cucina in cui prepareremo una famosissima zuppa giapponese. La shoyu zuppa. La shoyu zuppa, proprio quella. Allora, siccome la preparazione... Pausa un attimo, scusate. Chat, oddio. In tutto questo, se volete voi loro più alti come volume, ma è più basso, la musica più bassa, fatemelo sapere. Ma ci sta la lavatrice in cucina? In Irlanda funziona così. Di merda! Comunque, Meru dicono... Ma Meru si muove come un personaggio dei cartoni, mi fa troppo ridere. Vabbè, non interrompo più, però te la devo leggere la chat, no? Faccio... Stanno combattendo. Violenza. No, ci dissociamo, è tutto finto. Vabbè, la smetta di cazzeggiare, allora. Idioti. Ok, dicevi Meru. Stavo dicendo, se inquadro Bob può, non lo so, mentre io parlo. Allora, quindi, stavo dicendo, per fare la zuppa, la famosa zuppa giapponese. Sì. La preparazione è lunga. Quindi ho dovuto iniziare... Stai inquadrando il lato della mia testa. Quindi ho dovuto iniziare ieri. Alcune cose purtroppo non le posso fare in live perché richiedono una lunga cottura. Però, questo coso lordissimo. Good bite, segnare. Lordissimo, significa sporco. Ci dicono, c'è dell'iperattività in questa stream. Raga, se voi pensate che Meru sia iperattiva, non avete conosciuto Bob in vita reale, cioè dal vivo. Perché è tipo... Tipo qualcosa da... A un certo punto della giornata bisogna dargli tipo una badilata in testa per farlo fermare. No, scherzavo, mi dissocio. Non è vero. Dicevamo. Io ho bevuto un caffè e mi sono addormentato sul... Dicevamo. Allora, dicevo. Mm-hmm. Dicevo. Che minchia dice... Ah, ok, la preparazione. Dicevo. Quindi alcune cose le ho dovute preparare ieri. Perché richiedono una lunga cottura. Però, abbiamo fatto le foto agli ingredienti, quindi ora Des vi manda le foto e io vi spiego come le ho fatte. Meru, ti muovi un po' in modo meno iperattivo, da tipo criceto che sta... intanto non siamo in widescreen. Allora Bob, devi tornare al Mac e sistemare un po' di impostazioni. Cosa che devo fare? Devi mettervi con la camera wide. Lo vedo confuso. Sta vedendo tu, Madonna. Ma è ultra wide adesso. È ultra wide adesso, dice. Clicca lì. Ma infatti lo è. Ma, che... ma la 0,5 deve essere. Puoi dimenticarti un attimo come si vede? Facciamo la live. Meru, silenzio un attimo, per favore. Si muove tutto malissimo. L'hai messo? Boh. È il massimo wide 0,5? No, c'è 0,5 per ultra wide, che è quello che stiamo usando. Ok, va bene, allora così, puoi chiudere quella finestra. Vabbè, io mi sto solo assicurando. Direttamente. Esatto, perché è un po'... Crystal Mac. Ok. Va bene, allora. Ci siamo, diciamo. Innanzitutto, una parte importantissima... sono finiti 5 minuti del banno in parola? Sì. Ok, una parte importantissima del ramen è il brodo.
Puoi fare vedere gli ingredienti? Sì. Ecco gli ingredienti del brodo, sono a schermo. Allora, queste foto sono nostre, raga, fatto tutto da Meru, eh? Sì, le ho fatte io ieri. Allora, nel brodo ci va, il brodo che sto facendo io è quello di pollo, perché ci sono vari tipi di brodo per fare il ramen. C'è quello di maiale, pollo e maiale, solo pollo, funghi, pesce, insomma, dipende che tipo di ramen devi fare. Io di solito faccio quello di pollo. Si sente doppio? Come si sente doppio? Oh. Ma chi lo sta dicendo che si sente doppio? Nessuno. Ah, Crono. Cosa si sente doppio, scusa? Com'è possibile? Non è che hai due live aperte. Esatto. È vero. No, no, lo sai perché si sente davvero. Ma perché? Non è cambiato assolutamente niente. Cosa hai toccato? Toccato. Ma tra l'altro io lo sento singolo. Vuol dire che c'è una doppia sorgente audio di là, però. Allora è colpa di Des. No, ma non è vero, raga. Io... cioè, io lo sento bene. Però in chat, in live, no. Quindi risolvi. Non lo so, raga. Non so che dirvi. Se dicono no, che va bene... non dire, non so che dirvi. Non mentire. Va bene. Ma scusa, controlla le fonti. No, le fonti sono come erano prima, Meru. Non ci sono fonti nuove. E non ho toccato niente. Si sente sempre doppio. Ma non è che hai fatto qualcosa durante il programma? Magari ci siamo smutati su Discord. Prova ad aprire Discord. Magari vi siete smutati su Discord, potrebbe. No, no, perché allora, siete mutati, lo vedo. Vabbè ragazzi, va bene, hanno detto che va bene, è tutto ok, tranquilli. Ma che significa? Se siamo doppi per tutta la live, non è tutto ok. Girati. Mi giro. Siamo muti su Discord. Va bene. Scusa Bob, puoi fare un test veloce per vedere come si sente? Scusate amici in live. Siamo qua. Amici, ciao Matthews. Des, ma Meru gesticola molto spesso mentre parla. Come puoi vedere, no. Fai dei giochi di prestigio intanto, suggeriscono. Dammi due arance, non li so fare. Dammi due arance. Vi tolgo il brodo. Questa è una! Ragazzi, focus, amici dell'iperattività lì in cucina. Non dicono, non è doppio, c'è un po' di riverbero, ma sopportabile. Andiamo avanti. Ah, va bene, va bene. Allora, stavamo dicendo, il brodo. Per fare il brodo di pollo, che è quello che di solito faccio io, perché vabbè, è buonissimo, quello di maiale è molto buono, però è anche quello che deve cuocere di meno tra tutti. Perché tipo quello di maiale deve cuocere 10 ore, quello di pollo solo 6. Solo 6 ore di cottura poco. Questo brodo. Vabbè, l'arancia non mi serve più. Tieni! quindi deve cuocere 6 ore. Allora dentro, come potete vedere, c'è pollo. Pollo. Porro. Porro. Ma questo è il famosissimo porro di 54 centimetri comunque, di cui esatto. Si parlava qualche giorno Vabbè, fa. Leggili tu gli ingredienti, che io non mi ricordo esattamente. Leggili. Tutto. Poi c'è dello zenzero, come potete vedere. C'è dell'aglio, della cipolla. C'è un coso nero che non so cosa sia. Il coso nero è questo, è alga. Alga? Questo... ah, fallo vedere. Ops. È alga kombu. Alga kombu e poi... Il katsuobushi. Cos'è il katsuobushi? Allora, il katsuobushi è tonno, sono scaglie di tonno essiccato. Scaglie di tonno essiccato, ok. Esatto, ed è un ingrediente molto tipico nella cucina giapponese. Molto tipico nella cucina giapponese. Si può mangiare sia crudo, tipo a volte lo mettono su alcune cose, tipo come si chiama? La frittata quella tipica di alcuni posti in Giappone col cavolo, non mi viene come si non chiama. Ho idea, ma però tipo la mettono lì cruda, però la mettono spesso anche nei brodi. Per ci dicono, suggeriscono di assaggiarlo crudo e farci una recensione. Si chiama Okonomiyaki. Esatto. Grazie Nervi. Su quella, vabbè, ma anche in altri piatti a volte la mettono così a crudo. Per esempio anche in un altro piatto, non mi ricordo anche questo come si chiama, sono quelle palline. Ci dicono che inquadriamo un attimo Bob. Sono quelle perfetto. Quelle palline che fanno spesso per le feste in Giappone, che sono tipo palline di polpo. Okay. Anche lì, per esempio, sopra cospargono un po'. Takio Aki, allora, ci dice Titti. Ciao Titti, come stai? Ciao Titti!
Grazie per i suggerimenti. Allora, Bob, vogliono che tu assaggi il katsuobushi. Oh, io che adoro il pesce, non vedo l'ora. Ah, non ti piace? Lo mettono sui cibi caldi perché con il calore si muove. Forte che ha. Goodbite ci dice: vai, conosco bene il katsuobushi, dove moderavo, fece una ricetta così e in chat c'era la fiera dei cazzi disegnati. Esatto, il katsuobushi, ho detto cazzo. Com'è, Bob? Sa di scamorza affumicata. Sa di scamorza affumicata. Ok. Sono confuso. Ok, allora. Ok. Quindi, quelli sono gli ingredienti. Adesso vi faccio vedere com'è dopo 6 ore okay. di cottura. Qui ci sono un po' di schifini dati dal fatto che ha cotto per un sacco di tempo. Ed è la stessa pentola. Abbassati allora, leggermente, Meru, per inquadrarlo. Ok, perfetto, così. Ok. Questo è il risultato, ovviamente lo dobbiamo ancora filtrare, però vedete, il pollo, cioè cuoce così tanto che il pollo si disfa completamente. Si disfa cioè, perde le proprio, sì, totalmente le sue sembianze di pollo e diventa dentro una polpiglia. È tipo un'evoluzione del pollo, this is not even my final form. Esatto, quindi questo è il risultato. Ora quello che dobbiamo fare col brodo è filtrarlo. Filtrarlo? E riscaldarlo. E riscaldarlo. E per il resto è pronto. Perfetto. Poi finito con i piedi di adesso. Non credo, è stata bannata la parola piedi. Diventa pulled chicken. Diventa pulled, sì. Sì. Ah, e nel frattempo aspettate, prima che vi dico le altre cose. Davvero? Bob ha in bocca un sigarino, tipo. Che non fuma, però ce l'ha in bocca da ieri. Bob allora, è una persona strana. Prima che vi dico le altre cose. Detto! Sì, prima scusa, che scusa. Vi dico le altre cose che dobbiamo fare, sì. È meglio se mettiamo a mollo i funghi. Mettiamo perché a mollo i funghi. Stare a mollo 30 minuti. 30 minuti. In acqua fredda. La allora, polpì. Questi qui sono. Sono sì. Black fungus, in realtà non sono orecchie di Giuda, cioè nel senso normalmente ci andrebbero le orecchie di Giuda, vabbè sì, in realtà sono orecchie di Giuda. No, cioè, sono orecchie di punto esclamativo santo del giorno. Decidiamo noi, allora, di chi sono queste orecchie? Scusate? Sono orecchie di, Sant'Agnese Vergine e Martine, perfetto. Allora, questi sono i miei, mi devo togliere dal microonde. Questi sì. sono i miei fantasmi, due dei miei libri di cucina. Uno è di Tove Nilsson, che è una chef svedese, se non ricordo male. E l'altro invece è del fantastico Hiroshiko Sho. Falli vedere bene questi libri, per favore, alzali un po', i libri. Esatto, no, abbassalo un po'. Ok, va bene, così va bene, sì, si vede. Ok, questo è l'altro ed è di Hiro Shoda, che è in italiano perché è quel tizio che si vede spesso nei programmi. Chef Hiro si chiama. Italia. Chef Hiro, esatto. E sono molto interessanti, cioè come vedete, per esempio qui, no? Cioè non ci sono semplicemente... Tanto, madonna, un pochino! No, Bob non è single, soltanto... purtroppo. Amici chat. No, non ci sono soltanto le ricette, ma spiega la storia di ogni piatto ed è molto interessante. Quindi così spammino per link affiliato a Amazon per comprare. Non ce l'abbiamo purtroppo. No, neanche Meru è single. Allora, per i funghi, esatto. Ajitsuke Kikurage. Tutti e tre, ma chi siamo? I trollini dell'altra notte? Sei esatto. sicuro di volerlo sapere? Sei sicuro di volerlo sapere? Allora te lo dirò. Sì, dai. Allora, noi siamo tre. Io ne farei... Qui dice tipo 10. Sì, no, ma 10 tipo sarebbe una porzione. Io di solito ne faccio 10 per 2 perché gonfiano tantissimo. Quindi direi ne facciamo 20, 15. Ok. Sì. Bentornato Wizard, davvero? Come vedi ci siamo adesso. Riflettiti. Audio robotico, lo so, allora, lo se sappiamo. Se ci penso molto a fondo forse potrebbe esserci un vago ricordo del colore degli occhiali. È tutto riflettente in questa cucina. Mettiamoli, direi... Non qui. Credo che ci stia guardando live la mia compagna perché ha lavorare, quindi... Ecco, Bob risponde e legge la chat. Ma dove la legge la chat? Perché ho messo il telefono in un punto molto speciale che non sarà invasivo per la live. Oh, vediamolo. Dov'è? Qua.
Perfetto, perfetto, incredibile, ragazzi. E siccome io sono abbastanza alto per leggerlo, e Meru no, io incredibile. Vabbè, dai, metto... Quindi cosa stai facendo, Meru? Allora, sto mettendo i funghi secchi in una ciotola, perché dobbiamo metterli a mollo nell'acqua fredda per 30 minuti. Ok. In acqua per 30 minuti. Questi funghi diventeranno tipo il doppio di quello che sono adesso. Il triplo, tipo. Il triplo. Allora, Bob, potresti mettere un timer nel tuo telefono, per favore, di 30 minuti? Timer. Si mettono a mollo con acqua fredda. Adesso. Guarda che bello. Ok. Quindi i funghi sono a mollo e nel frattempo possiamo continuare a parlare degli altri ingredienti già pronti. Sì. Tanto dobbiamo aspettare 30 minuti. Ah, nel frattempo direi che... Vabbè, adesso passiamo alla pancetta. Ora passiamo alla pancetta. Posso uscire la foto? Sì. Pancetta. Pancetta. Allora, questa è la pancetta. Nel frammentre. Sì. Questa è la pancetta. Questo è l'altro libro per... di solito per la pancetta. Scusa, uso questo libro perché mi piace di più il risultato finale. Ok. Abbiamo la foto in sovrimpressione. Facciamo così, la foto in sovrimpressione. La sposto un po' e la metto in basso. No, vabbè, ma per ora parliamo solo degli ingredienti. Ah, ok, perché sennò se fai vedere roba non si vede la roba, no, di fare, no, no, perché no, c'è la foto. No, non faccio vedere niente. Okay. No, non faccio vedere niente. Ok. Allora, la pancetta io di solito non prendo quella che voi vedete. Prendo un pezzo unico più grosso che poi arrotolo. Sì, perché però... se avete presente nel ramen spesso le fettine di pancetta che trovate dentro sono tonde. Sì, perché vengono la... così. Vi fa... Aspetta che tolgo. Ops, ho sbagliato, scusa. Sì. Aspetta che tolgo. Sono così più o meno, però non abbiamo trovato quel. Okay. Si allora, sono accorti del grembiule tipo... a tema. Pausa un attimo. Potresti inquadrare il grembiule di Bob? Certo. Ecco, ufficiale, Flannel's Kitchen. Va bene, basta. Torniamo a noi, foto. Comunque, ah, guarda, cioè nel grembiule di Bob si vede l'ombra di come sono io in questo momento. Vedete la testa, si vede l'ombra della testa di Meru col telefono. Ecco, abbiamo avuto il commento del giorno Wizard, ma è specchiato. Non è specchiato. È stato fatto di proposito, infatti se vedete Flannel's Kitchen lo vedete bene. Raga, perché Bob ha detto io il mio nome lo voglio scritto al contrario. E io ho detto minchia sicuro domani in live qualcuno dirà gni 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 e specchiato. Eccolo Wizard. Ok, allora, diciamo. Dicevo, normalmente cerco di farla venire così. Come vedete Meru è un unicorno, sì, però il corno ha una forma un po' strana, esatto. Scusa. A me sembra più un Warframe. Se cercate Loki di Warframe è uguale. Ok. Dicevi. Quindi come questa e poi si taglia a fettine, sì. Purtroppo non abbiamo trovato il pezzo intero, quindi faccio questa versione qui. Abbiamo la fettine, vedete, come vedete qui a schermo. Anche questo non è il pezzo intero ma sarà a fettine, come avete visto negli ingredienti, sì. Poi abbiamo gli altri ingredienti. Quindi allora per fare la pancetta, in una pirofila si mettono insieme salsa di soia, mirin, zenzero a fettine, aglio. Il mirin è sake. È questo qua. Facciamo vedere il sake. Eccolo. Questo è il mirin. No, scusa, il mirin. Scusa. Il mirin è sake, una specie di sake. So che è una specie di sake, sake? Però non mi ricordo come funziona il principio per cui diventa mirin. E no, Lake, sai, di solito la troviamo la pancetta arrotolata. Siamo stati sfigati stavolta che l'Asia Market non aveva. Cioè, esatto, la arrotola lei, troviamo la fettona di pancetta e poi Meru la arrotola e la lega con lo spago. Esatto. Stavolta purtroppo non l'abbiamo. Cioè, il mirin è una sorta di sake dolce giapponese da cucina, comunque la definizione esatto. Potrebbe essere cioè, questa. Cioè, è un sake che usano per cucinare, sì. Il mirin. Sì. Quindi mirin e perché apri il frigo, Bob? Cioè, abbiamo l'immagine a schermo ancora, Meru? Dimmi quando posso aprirlo in casa. Ah, Bob ha preso una Monster. Ma scusa, perché una Monster e non un bicchiere di vino? Ah, volete vedere il vino che abbiamo comprato per... Sì. Prendi il per vino. Bob, vallo a prendere. Il vino che abbiamo comprato in occasione per fare un regalo a Bob. Vino di piedi di destra. Non si vede, alza un po' la cam. Ok. Si vede? Purtroppo si vede di merda, però sì. Ok, si vede adesso. Il vino piedi di Des. Esatto. Va bene. Quindi questi... Ah, e cipollotti. Ciao, Lenz.
si mescola tutto nella pirofila, mm-hmm. poi si mettono i pezzi di pancetta dal lato della cotenna immersi okay. nella marinata, si fanno cuocere in forno per 3 ore, quando la pancetta è quella che hai usato, e poi si girano per un'altra ora. In tutto la pancetta deve cuocere 4 ore in forno. 4 ore in forno. Vi mamma faccio vedere com'è. È riflettente ora... quella cucina. Però non si vede niente, no, non si vede niente. No, no, Meru. Si vede soltanto tipo benissimo il riflesso del sopra. Però non si vede niente. È una monster non gasata. Che è una schifo. Monster... Bob è non sapete che buona. Bob è seriamente dipendente da monster, comunque, amici. È buonissima. È disgustosa. È buonissima. Allora, la cottura in forno si fa con un foglio di carta stagnola per coprirla. Ora, disclaimer, sarà disclaimer. Strano perché quando si raffredda mm-hmm. sale il grassetto e si solidifica. Okay. Quindi questo bianco che vedete è il grassetto della pancetta. Allora, okay. quello che succede è che la pancetta di solito si prepara il giorno prima, mm-hmm. poi si lascia in frigo a riposare, in modo che il giorno dopo, quando si taglia, è solida, da fredda, sì. si tagliano le fettine, si rimettono nella marinata sì. e si riscalda per okay. 5 minuti, così si riscioglie di nuovo tutto e la consistenza è morbidissima. Raga, adesso non si vede ovviamente perché è dura, ma quando si riscalderà... Si scioglie letteralmente in bocca, davvero, sì. È un mezzo film dell'orrore perché ogni superficie potrebbe riflettere. Però no, in realtà non riflette, cioè si riflette ma voi... Cioè non vedete niente, nonostante in questo momento, allora, per esempio, stiamo inquadrando esattamente la superficie di piatto. Aggiungiamo un sorsetto di Monster agli ingredienti. Ora, secondo me, sì. questa pancetta potremmo dividerla in due. Bob, quanto sei... Ti do il primo compito. Quanto sei abile con i coltelli? Devo veramente sapere. Ce la faresti a tagliare in due questi pezzi di pancetta senza sminchiarli tutti? Sì. Che disastro. Allora provo a farne uno io prima, vediamo come viene. Sì. Allora prendo un tagliere. Prendo il tagliere. La faccia di Bob dice tutto. Wow, sei troppo brava. Allora, io non sono molto una persona molto manuale. Tutto a riflette. Tranquilli allora, col riflesso. Ma che fronte di Meru hai visto? Non è vero. Che cazzo dici? Non è vero. Ma dove? Non credete a questi messaggi. Ma poi non la puoi vedere perché... la mia fronte perché c'è l'imbracatura. Ah, infatti proprio la fronte tipo... Ma con il Santoku pure col coltello figo. Il coltello ce l'hanno regalato insieme a un kit per fare il sushi tempo fa. Sì. Non è molto... sono molto sottili. Questo è il problema. La tecnica di spada di Zoro lo spadaccino. Sono troppo sottili, secondo me. Sì, sottigliale tutte. Per vabbè, venire bene. Sì, ma... No. Lasciamoli così. Lasciamoli grossi. Grossi? Sì, lasciamoli grossi, è meglio. Mi piace grosso. Lasciamo grossi. Lake ci dice, ho paura che Meru si tagli un dito, perché tra fare live e Bob ho paura si distragga. Quindi Meru, non ti distrarre. Sì, è un po' agitata. No, ma non è vero, non sono agitata. Sono tanto calma. Sono tanto calma. Qua si lava la mia ombra. Guardate l'ombra col telefono. Tanto quei capelli che i capelli in modo in cui li hai fatti e col coso in testa sembra che tu abbia tipo la testa prima. Quadrata. Ho tipo, cioè guarda, ho le codine, non so se si vede. C'è uno shadow reveal qui. si può assaggiare la pancetta? Dicono Bob, assaggia la pancetta. Aspetta, la faccio assaggiare appena è calda. Ok, appena è calda. Sono tanto calma. L'inquadratura che impastisce in tutte le direzioni. Scusate per l'inquadratura che si muove tanto, la scarsa qualità, ma purtroppo appunto abbiamo dovuto iniziare dopo 50 minuti perché durante le prove era perfetto. C'è questa cosa, voi dovreste vederla tipo in full HD 60 fps, e invece è fallito tutto ciò. Che cazzo. Sono incazzatissimo per questa cosa. Non ci fa niente. Vai, andiamo avanti. Quindi questa è la pancetta e ora la dobbiamo riscaldare. Quindi vi ho spiegato brodo, pancetta. La terza cosa che ho fatto ieri sono state le uova. Le uova si fanno cuocere. Puoi fare vedere gli ingredienti se vuoi. Sì, scusa. Le uova.
posso fare vedere gli ingredienti delle uova, letteralmente. Allora, le uova ne ho fatte tre, una per uno. Si fanno cuocere per sei minuti in acqua. Acidulata in acqua, perché devono venire alla coque, in sostanza. Poi si, nel frattempo si fa una marinata, sempre con salsa di soia, mirin, zucchero e acqua. Si fa bollire la marinata, si fa raffreddare. Dopodiché le uova... Scusate, abbiamo il prevedibile del momento. Stavolta è Pippo Baudo che ha scritto alla coque. Wow, coque scritto come cazzo. Bravo Pippo! Cosa sono le uova, ci chiedono? Qualcuno non sa cosa sono, Meru. Cosa sono le uova? Le uova sono delle sfere che vengono... Esatto, che vengono fuori dai culetti di gallina. Interessante. E sono molto buone. Quindi quando abbiamo fatto il brodo di pollo, l'abbiamo strizzato e dal culo della gallina è uscito anche un uovo. Nessuna gallina è stata maltrattata. Comunque, ci sono opinioni discordanti sul fatto che delle uova siano delle sfere, però va bene. Proprio sfere. Delle sfere ovali. Ok, ecco. Sono dei geoidi. Ma è la cacca delle galline se esce dal culo? Sì. Sì, anche. No, sono i figli delle galline. Ma spesso sono ricoperti dalla loro... Allora, quindi. Facciamo vedere il risultato delle uova, Meru. Vuoi prendere dal frigo il sacchettino con le uova? Sto finendo di spiegare. Ah, ok, scusa. Quindi si sbucciano, si mettono nella marinata raffreddata e si fanno stare per quanto tempo vuoi. Più tempo stanno, più vengono buone. Però senza esagerare, perché altrimenti diventano brutte. E le nostre quanto tempo sono state dentro? Come? Su quello forse fa così. Tutte le azioni sono così. Ok. Bob, prendi le uova come Kratos. Tu non sai aprire il nostro frigo. Allora, questo frigo non ha un senso di esistere, non ha una maniglia. Ieri sono stato 5 minuti a cercare di aprire il frigo. Raga, Bob non sa aprire il frigo. Già. quindi qui ci sono le uova nella marinata. Sono bene state... la marinatura, dai. Bob assaggerà la marinatura delle uova. Quindi... Mettile un po' più in alto, per favore. Cerco di farle stare almeno un po' più a sinistra. 24 ore. Cerco di farle stare almeno 24 ore. Aspettate, scusa, non ti sento perché è partito un ponte esclamativo. Hermit! Hermit, come stai? Hermit! Ecco, è il momento sound. Ora c'è un lake, non vi sento. Un attimo, momento di disagio incoming. Facciamo una pausa. Bob, balla. Ok. Bob, ballo. No! Questo era un colpo scorretto. Però posso fare così. Gesù. Tutto. Basta quei suoni. Dio. Basta, Burdel. Bob, che succede? Perché è morto? Sono tornato a dormire 5 minuti. Ma perché pure Bob? Hai fatto tutti. Tu Bob? Ok, basta. Posso parlare adesso? No. Allora, con le uova c'è stato un piccolo incidente quando ieri le ho sbucciate. Sì. Quindi alcune sono un po' non bellissime esteticamente, però sono buone da mangiare. Per ora le lascio più in giro. Ok, basta allora. Sound, raga, dai. Fine, se no non si sente un cazzo. Quello che dobbiamo fare adesso. Allora, intanto devo c'è l'ultimo sound, aspetta, Meru. Dai, ma vuoi assaggiare la Monster? Non vengo in live da così tanto tempo che i capelli ti sono diventati bianchi. Vedi che cosa combini, Hermit? Ma come stai? Ok, ci siamo. Ok, allora, intanto prendo i sacchettini. Io ora non so, secondo te un sacchettino è abbastanza per tre? Quanti grammi sono? Sono 540 grammi. Direi ma proprio già... di sì, siamo solo tre persone. Però 500... sono noodles freschi, quindi non sono secchi. Cioè, non dovete considerare, sì, esatto. Sono comunque 540 grammi. Ma sono comunque mezzo chilo di ramen. Io penso sia abbastanza. Mezzo quindi chilo questo di noodles. Se vuoi lo puoi posare lì questo dentro. No, posarlo lì. Come si taglia un filo su un rasoio? Non lo so, bella domanda. Cosa? Niente. Cagata. Sarebbero tipo 150 grammi a testa solo di noodles, però.
Wizard. Quindi sì che bastano. Quello sì, sì, sì. Bastano, ragazzi. Allora, questa è l'ultima cosa che dobbiamo fare perché devono cuocere pochissimo. Sì, poi la lave è finita. Ciao. Quello che invece dobbiamo fare, innanzitutto, è filtrare il brodo. Questa operazione sarà complicata. Tu mi dovrai aiutare, ovviamente. Allora, ferma, non devi toccare niente se non te lo dico. Calma. Dicevo. Buon pranzo, Nervi. Bene, Hermit. Buon non pranzo, male. Nervi. Buon Nervi, pranzo. Che brodo ha fatto Meru, ci chiedono. Oh no, recuperati la live. Recuperati la live. Ha fatto brodo di pollo, di pollo, Lake. Il brodo di pollo, ora sentirete un po' di casino. Sentirete un po' di odore. Ma dov'è la pentola? Ah, eccola. Non è che riflette. Cosa stiamo facendo in questo momento? Devo filtrare il brodo. Ok. Porco. Deve filtrare il brodo. Che bordello. Ok. Allora, Bob. Piano piano. Oddio, che disastro. Versa. Perché lo stai versando così in qua? Al esatto. Centro. Al centro. Ha fatto brodo di pollo perché cuoce di meno rispetto a quello di maiale. Solo 7 ore. Oh Gesù, ragazzi. Vai, vai, disastro. Versa, versa. Va bene, anche ci siamo. È fatta. Ruba. Va bene, ci siamo riusciti. Bravi. Bravi okay. Tutti. Allora, guarda le ossicine. Ma assaggia questo pollo. È buonissimo. Beh, è freddo in questo momento. Però il riscaldato è molto buono. Allora, il brodo. Mm-hmm. Raga, non ricordo che cosa mi ricorda. Assaggio pure io. Questi cosini che vedete sono, cioè è il katsuobushi, questi pezzettini. Dice Lake che lui lo fa con i gambetti di maiale e le zampe di pollo. È quello il brodo di maiale ed è buonissimo, si fa per il tonkotsu ramen. Oddio, so che cosa mi ricorda questo sapore. Cosa? È buonissimo, svie. Le fettine di pollo che poi ci mette sopra l'olio e me le fa fredde, sono buonissime. Allora, io qua sto facendo questa cosa per cercare di far scolare tutto il brodo. Vai, vai, continua sì. Tu se vuoi. Sì. Questa qui non serve più, la possiamo mettere a lavare. Anche questo. Mm-hmm. Poi, un'altra cosa che dobbiamo fare, mentre sì. Aspettiamo che i funghi funzionano. Quanto manca per i funghi? 13 minuti. 13 minuti. 13 minuti. Ok. Ricordiamo che noi stiamo facendo soltanto questa parte in live perché purtroppo è inevitabile fare il ramen in due parti. Perché Mero non poteva trattenersi dal cucinare. No, anche se effettivamente le parti in cui c'è più azione sono le cose, le parti fatte ieri, noi ci siamo fatti il ragionamento, ok, però ragazzi, io penso che voi volete vedere effettivamente il ramen servito nella ciotola e pronto. Quindi abbiamo deciso, no, ma facciamo questa parte di preparazione del ramen in live, non quella precedente, cioè non quella in cui si tagliano cose e basta. Penso di, cioè siamo d'accordo, giusto? O vi piace, vi sarebbe piaciuto vedere solo l'altra parte? Se Mario imbraccia un fucile è subito boom, volta, assolutamente. Se volete la prossima volta facciamo la prima parte, esatto. Non ma vedete cosa dice più azione di Bob che schiaccia il pollo, cosa vogliamo? La prossima volta fate il bento box, si potrebbe, perché no? Quei funghi sono maliziosi, sono porcini. Nel frattempo io preparo anche la marinata per sì. I funghi. Ok. Allora, 20... No, no, non la pizza. 20 grammi... 20? Scusatemi. 20 litri. No, 30. Abbiamo fatto 30 grammi di funghi, quindi 30. Mm-hmm. 30 grammi di salsa di soia. Ok. Al raggiungimento di 95 sub mangio un osso di pollo intero. No, non no, credo Bob! Assolutamente no. No, no, c'è l'austur però ricordiamo a 95 sub. Poi, se non ricordo male, 15 grammi di mirin. Mm-hmm. Per la pappa del mio cane. Esatto, che schifo. Di sake. Scusate, c'è un episodio di Dragon Ball. Fate silenzio. Vai. Un attimo. Che il ramen è servito. Dov'è? Dove cazzo è l'episodio? Oh no, lo devo. Un attimo, lei quando te lo faccio. Però bisogna dirlo in giapponese: il ramen è servito. Come si dice? Google Translate. Ok, scusate.
quando il ramen è finito, il ramen è servito. Ok, andiamo avanti. Sto mettendo il sake. Sake. Ci dicono così, va bene così. Excellent. Il ramen è complessa come preparazione. La prossima volta va benissimo anche una ricetta più semplice. No, vabbè, ma siccome sono cose speciali, oh no, facciamo ho messo cose troppo complesse, dai. Saremo sbrutti come la male. La male male. Poi questo sushi mi ricorda la battaglia contro Kenichiro. Meru, tu che ne pensi? Ma potrei essere d'accordo. Non so. Filetto alla Wellington la prossima volta. Questo no. Sì. Questo peperoncino. Questo peperoncino è il peperoncino speciale della nonna di Alberto. Come? Della nonna di chi? Di tua nonna. Aia, mi fai male. Hai detto il suo nome. Meru, della nonna di chi, porco? Della nonna di chi? Chi è questa persona? La nonna di Des! Porca puttana! Meru! Ma poi l'hai detto così, va bene, così forte, così chiaro! Ciao amici! Piacere di conoscervi! Piacere di conoscervi, amici! Ora vengo lì, mi spoglio, faccio un po' di reveal completo! Bob, ma dove sei? Perché mi hai portato la monster, Bob? Per uccidermi, perché... Devi berla! La bevo. Andiamo avanti come se non fosse successo niente, tranquilli, non ci fa niente, amici. Ma nonna di Des! Sì. Ma voi non avete idea di quanto mi abbia fatto male Bobolone. Ha iniziato a stritolarmi la spalla. Io tra un anno una boffa perché un anno. Ma perché cazzo mi sta facendo male? Un anno di canale sono riuscito a nascondere il mio vero nome. Non è vero, l'hai detto una volta in live. Anche a vedere la tua faccia in live, quindi zitto. No, non si elimina questa live, goodbye, figurati per un nome. Sì, è vero, Samuel, spero tu sia contento. Ok, una adesso volta, ok, adesso una scusa un attimo, doveva... ferma un attimo, Meru. Aspetta, zitta un attimo. Basta, non parliamo più di questa cosa, lasciamo passare questi momenti, andiamo avanti, via. Stavo dicendo soltanto che una volta doveva far vedere una cosa su YouTube e ha aperto il suo YouTube privato e si è vista la mia faccina, l'immagine del profilo. Vabbè. Ma si è proprio vista la faccia, poi l'abbiamo tolta la live, ovviamente. Però abbiamo tolto quindi la live. Dicevo, allora, okay. Questo peperoncino è stato fatto dalla nonna di Dessa, amabilmente da lei. L'ha tritato. Tritato con le sue manine. Quindi questo è vero peperoncino siciliano. Proveniente da nonna. Dopo aver conosciuto il nome di Tess la prima volta, sono riuscito a trovargli entrambi i profili su Instagram. Ma non c'è bisogno di parlare di questa cosa, Bob. Quindi facciamo silenzio, andiamo avanti. Dicevamo, ne metto un pochino e mescoliamo. Tess, sei ancora vivo? Sì, ci sono. Tess sta bevendo tutta la Monster. Sì, sto bevendo tutta la Monster. Mi ricordo se ci va un po' d'acqua, fammi controllare. Ha le mani fortissime la nonna di Des, se riesce a tritare il peperoncino a con mano. Con le sue stesse mani. Esatto. Ah. No vabbè, sento... ragazzi, infatti non provate a cercarci perché noi non seguiamo questo canale o questo profilo tipo su Instagram con i nostri profili privati, quindi non funzionerà questa cosa. Chi è Des? Non si chiamava Alberto. Basta. No, ma forse vi siete confusi, ho detto Roberto che è il mio nome. Sì, esatto. È il peperoncino tritato dalla nonna di Roberto, cioè di Bob, che ce l'ha di portato sì, direttamente da Praga. Devo starnutire. Starnuto, Bob starnuto? Come? No, ok, a posto. Mm-hmm, okay. Allora, qui abbiamo una marinata per i funghi, mm-hmm. Un'altra marinata che dobbiamo fare è quella che poi andrà nel brodo. Con questo Bob fa finta di essere impegnato. Hai finito? Mm-hmm. Bob, penso di sì, sì. Lo possiamo... Guarda. Sì, lo mettiamo... Madonna, era immerso. Sì, lo mettiamo da parte. Incredibile, Meru si è allenata per anni per poter fare questa live senza sbattere mai le ciglia, ragazzi, apprezzate. Allora... Mm-hmm. Ok, va bene, questo non ci serve per il momento. Ok. Aggiungimento di 100 sub, Meru beve tutto il brodo. Beh, non ho problem, è buonissimo. Io lo berrei. Non solo so. Sì.
quindi abbiamo scolato tutto. Adesso il brodo è ben filtrato e pulito. Guardate che bello, che consistenza, che colore. Ciao, Umbo! Tra l'altro, io vorrei precisare che questa consistenza e questo colore è semplicemente dato dai pochi ingredienti che c'erano. No! Pollo, cioè pollo, porro, cassobusci, eccetera. Cioè, porro, pollo, pollo, ma sostituite le L con qualsiasi altra, le altre lettere, tipo porro, pollo, pozzo, pommo, potto, fate voi. Comunque è buonissimo, io l'ho fatto assaggiare ieri sera a Bob. Ed è incredibilmente saporito anche senza sale, tipo. Cioè, l'ho fatto assaggiare a Bob, io non ho neanche messo sale, ed è già, tipo, è già saporito senza bisogno di mettere sale, sì, per farvi capire quanto è buono. Perché i piedi di sono abbastanza... Madonna, Bob, ti do un cosa? Bacino! Un come bacino. Stai, Umbo? Buongiorno. Allora... Bene, bene, abbiamo avuto svariati problemi tecnici. E Meru ha detto ad alta voce il mio nome vero, rivelandolo a tutti. Però sta andando abbastanza bene. Prosegue bene, siamo a buon punto. Allora, la prossima cosa che dobbiamo preparare. Sì. Madonna, sto morendo di caldo. E adesso. Cioè, sì, e adesso dovremo accendere il forno per riscaldare la pancetta. E tutto sarà ancora più caldo. Adesso di me un'imperlata di sudore che sembra, non so, uno di quei bodybuilder tutti belli bagnati. Scusa un attimo, c'è una domanda tecnica. Tecnica, ok. Piccola domanda, come fai a dividere l'audio di live con quello IRL? Non dovrebbe essere doppio se sei vicino? In realtà no, Lenz, perché non siamo così vicini. Io sono in un'altra stanza con la porta chiusa. E la cam streama via wifi, quindi non c'è bisogno di un cavo che collegato, cioè non abbiamo un cavo collegato al PC, è tutto via wifi. Ok. Gian Giacomo Cazzaboldi. Sì, allora, per fare la salsa base che andrà poi nel brodo, ci servono. Allora, facciamo così, ora mi fai veramente da assistente. Io mi metto qui e tu mi passi gli ingredienti. E se mi passi gli ingredienti, ogni volta che mi passi, mi sei sbagliato. Avrai no, uno schiaffone. No. Allora, fatemi intanto prendere un pentolino. Scusate per il casino. No, ma sai che non si sente tutto questo casino? Perché credo che il telefono abbia un qualche tipo di filtro per la voce o qualcosa. Bellissimo. Guardate che bello. La tiara del potere. Bobolone è pronto per il ritorno dei Daft Punk. In realtà è uno dei Daft Punk. Loro sono andati. Sono ritirati dalle scene perché adesso lui vuole fare questo per tutta la sua vita. Esatto. Io lo faccio già. Nel tempo libero faccio video dove dico Around the world, around one up. Birra? Non la sto dando a te. Un attimo. Volevo prendere da bere per noi. Birra? Sì, potremmo assaggiare il vino che hai portato da Praga. Tieni, apri il vino. Apertura vino in diretta, però, eh? No, non credo, sciabolato. Apertura vino in diretta, vai. Ho preso troppi ventri. Intanto c'è un laghino, però non è particolarmente fastidioso, vero? Ok. Cioè, per me non lo è. Ma è spumantino? Ma che cazzo ne sa quello? Ha comprato un vino a caso. Ma non me lo ricordo! Vai! Dai, Bob, apriamo questo vino. Vogliamo sentire il botto? Dana. È duro come la Madonna. Pff, non ce la fa. La Madonna è durissima. Sì. Chi è? No, cazzo. Ah, ok, stappato. No, lavandino. No, è scoppiato tutto. Bene. Ci siamo? Ci siamo. Meru, puoi imparare il balletto con le mani di Harder, Better, Faster, Stronger da riscattare durante queste live di cucina? Secondo me sembra abbastanza onesto. Che ne dici, Mary? Come si fa? Come si fa? Non lo so, te lo devi andare a cercare. Troppe cose, va bene. Vabbè, non ora, per le live di cucina in generale, non ora. Va bene, per me. Abbiamo un minuto e 30 prima dei funghi, Vabbè, non fa niente, anche se... Tanto, okay. Vabbè, sì, poi ora i funghi li facciamo e li lasciamo da parte. Ok, siamo... Sto prendendo pure i bicchieri. Des, per te... No, io non ne voglio, sto bevendo la Monster, non ne voglio vino. Ma alla fine la stai bevendo? Me l'ha portata, che devo fare? Me la bevo, no? Va bene. Abbiamo una lunga giornata, stasera dobbiamo uscire, cioè dico io devo... Sì. Devo performare stasera nel locale in cui andremo, no?
Stasera andiamo in un locale carino, ragazzi. Si chiama Token. Ed stasera è andiamo... un locale pieno di arcade. Sì, andiamo in un locale, in un pub, che ha tipo più di 50 macchine arcade. Li abbiamo trovati in questa casa. Poi vi facciamo foto del posto. Un'avventura Praga incredibile a Capodanno. Cioè? Ho trovato... No. Cosa vuoi da me? Non si versa così. Dai, versa lo tuo. Vabbè, dai, versa, non importa. No, non è difficile versare un vino su. Quanto vino? Se riscatto un cosplay a Meru di cucina, lo fa in real? No, perché non lo potete vedere, Lenz. Ma quanto è sexy Meru con i guanti neri in latex? Facciamo vedere. Marichicca vuole vedere i tuoi guanti in latex, Meru. Marichicca. Dico. Punto esclamativo. Oh, si sono visti i polsi di Meru! Si vedono i polsi! Oh no! Skill reveal. Grazie. Alla salute. Non era quello che c'era stato un macello per fissare? In che senso, Wizard? Buongiorno, buono. Lucario! Di bello si mangia il ramen. Ciao, Lucario! 0000! Ok, i funghi. Okay. Scoliamo i funghi. Adesso vuoi del vino? No, non voglio del vino, sto bevendo la Monster. Vabbè, puoi fare misto. Un calino... No. Questa cucina è un po' stretta. Sono grande, grazie. Vabbè, dai, datemelo un bicchiere di vino, però non col calice. Bravo. Mettetemelo nel bicchiere normale, che io qui sono un uomo di campagna. Normale, chi se ne infischia? Me ne scatafotto del calice. A Capodanno, dopo che è scoccata la mezzanotte, stavo andando in giro per il centro di Praga in mezzo ai bozzi, cioè proprio letteralmente in mezzo, e ho trovato per strada dei bicchieri. Cosa stai facendo? Wizard, sì, è lo stesso posto in cui dovevamo andare tempo fa, quando doveva venire Nervi, però poi ci siamo presi il Covid, Nervi non è potuto più venire, è andato tutto a puttane quel piano, però sì, è lo stesso posto, minchia, ti ricordi di questa cosa? Comunque, il vino si beve solo con il calice adesso, non dire eresie, e non ce l'abbiamo, abbiamo solo tipo due calici. Di Praga, e in mezzo ai botti e alle esplosioni ho trovato due bicchieri, uno da Campari e uno della Pepsi con dentro delle cose non ben identificate, e un mio amico li ha presi, se li ha messi nello zaino, li ho portati a casa e adesso ho un bicchiere da Campari e un bicchiere da Pepsi. Ottimo. Si Nervi è maledetto da lore, purtroppo. Arrivo adesso, arrivo. Oh no, Boborone mi ha lasciato da solo. Meru, vai a portare il vino adesso. Grazie Bob, oddio. Bob ha la faccia del predatore sessuale quando viene qui. Grazie Bob. Ma ne hai bevuta un quarto di centilitro di millilitro. Mi che frizzante, mai. Buona la Monster. Ma non è buono, è buono, è buono. Buona la Monster. Anche, ragazzi, io qui ho una tazza con metà cappuccino che ho bevuto. Una lattina con metà Monster che ho bevuto. E ora si passa al vino. Dico, se non muoio oggi... No, dopo si passa alla grappa. Ma Meru, puoi fare pan di zenzero per 2 minuti? Hermit non viene qui da tanto tempo. Meru, glielo devi. 2 minuti di pan di zenzero. Ma no, ma come? Ah, non ce l'hai lì. Ma che schifo, ma tu stai bevendo Monster. Monster e vino contemporaneamente. Che schifo, Bob. Sei disgustoso. Quindi stiamo tagliando i funghi che, come vedete, sono diventati molto più grandi di come erano prima. Io non prenderò un coltello in mano perché potrei amputarmi i piedi. No, infatti lasciamo stare. Meru, dai, non sei una buona conduttrice di show di cucina. Che cosa stai facendo? Ma vogliamo imparare. Ma se voi parlate tutto il fottuto tempo, ma io cosa devo dire? Mi dite quando passano i 2 minuti, però, che già è uno stress parlare sì. Te lo dico quando passano i 2 minuti, sì. I cani del vicinato, dopo questo zitto, hanno iniziato tutti ad abbaiare. Bevo nervioso. Allora vi dico cosa sto facendo. Allora, in questo momento sto tagliando i funghi. Prima di tagliarli, devo togliere il gambo. Quindi prima di tagliarli, perché è duro. Madonna, sì. Io non ci arrivo stasera, Bob, raga. Sì. E niente, li sto tagliando. Dopo che li taglio, li facciamo sfrigolare. Sfrigolare in padella, insieme all'olio di sesamo e la marinata che abbiamo preparato prima. Quella in cui ho messo... Che cosa ho messo? Ho messo la salsa di soia, il sakè. Okay. E il peperoncino della nonna di Des. Ok, abbiamo un ombre de genghibre, Meru, su. Sono finiti però 2 minuti. No, fai l'ombre de genghibre e poi finiscono. Oh, Gesù. Ma scusa, ma non ha senso fare l'ombre de genghibre. Vabbè, falli e fai finire i 2 minuti. Falli e fai finire i 2 minuti, va bene così. Ma non ci saranno cambi di voce.
veloce. Non ha fallo normale e poi finisci. Ah, va bene. Ok. Così. Corre, 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 che nadie te puoi alcanzare. Non me potrà s'attraparso. Io è l'ombre dei Fenchini. Proprio lui. Eres un mostro. È l'unico mostro a chi eres tu. Tu, Jesus, persona es de cuentos de hadas che arruinano il mondo perfetto. Ora dime, dove stanno los otros? Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi pacienza ha llegado a su límite. Dime, o te arrancaré. No, mis botones no. No, mis botones de gomita. Entonces cuéntame, ¿qué a los oculta? D'accordo, Bob, tutto bene. D'accordo. Te lo cuento. Tu conosces a Pimpon? A Pimpon? Sì, Pimpon. Sì, è un muñeco muy guapo e de cartón. Sì. Se lava su carita con acqua e fa... Con acqua e con carbon. Con acqua e con carbon. Si, se lava la carita. Ok, finite tutte le cose, no, puoi parlare normale. No, prenderesti la terra quel fungo e lo con butteresti con quello che ho i piedi. Con i piedi? Guarda che sono capace. Solo che mi si sporcano i calzini. No, e allora fate schifo! Disgustoso! Ma tanto si deve buttare! Io ho una grandissima abilità a prendere le cose... Non so se già l'hanno detto, ma la biam... Cosa già? L'abbigliamento di Meru sta molto di film horror. La felpa gialla la vedete tutti, tutti i giorni in live. I guanti, comunque, sì. Qualcuno mi ha detto che sembro Topolino a fare... Sì, sembri di termine Topolino quando parli come oh, Pimpon. Ragazzi, abbiamo tutti insieme al 100%. No, mi dissocio. No, nervi, dai, no, non può succedere una seconda volta. Ma cosa? Che tipo si prende il COVID lui... Se quando organizziamo no, per farlo dai. Venire. Cioè la maledizione veramente. Ok, quindi. Allora, sì. Quindi sto tagliando sempre sì. I funghi. Aspetta che c'è un ride. Crossplay, okay. Grazie mille per il ride, benvenuti. Grazie mille per il ride. Grazie per il cuore. E balliamo per il ride. Combatti. Grazie per il ride, benvenuti a tutti. Eccovi, grazie, grazie mille per il ride, ragazzi, che stavate facendo. Noi siamo in live specialissima. Perché la nostra Meru, che vedete il suo punto di vista, sta facendo il ramen insieme a Bobbolone ripieno. Punto esclamativo YouTube, ogni tanto qualcuno lo spamma. Però vado a mangiarlo. No, non sembra comunque. Andiamo avanti. Stiamo guardando i leak di The Sims 5 VR. Dovrei organizzare anche delle live di cucina dato che sono Bobbolone ripieno. In effetti, cucini i bomboloni. Scusa, infatti, Bob, una live di cucina con te dove facciamo i bomboloni ripieni. Sarebbe troppo. E quando venite a Praga lo facciamo. È vero, per me va bene. Ok, dicevamo, Meru, cosa stiamo facendo qui? Com'è? Stiamo in questo momento. Io sto meditando su quanto male mi stanno ma facendo. Ti molto qualcosa. No. Ti metto un fungo sulla. No, no, ma non è adesso, non è solo la fronte, è anche questo orecchio. Perché c'è. Si fa male questo auricolare. Sì. Anche io tanto faccio così. No, ma a me fa male qui. Guarda questa parte qui perché ho questo sopra. Mi fa male dentro. Ho perso adesso. Sì, perché dovete sapere che noi in questo momento siamo tipo gli agenti speciali. Esatto. Cioè sì, io sto comunicando con loro tramite Discord, loro hanno una cuffia a testa. Tra l'altro guardate che cuffia, è proprio quella da... Ok, questo lo leviamo, quasi finito con i funghi. Bobbolone ora. Ieri quando è arrivato in Irlanda era Bobbolone vuoto, poi ha visto Des. Sì, esatto. Oh mio Dio. Cucinerà solo Meru. Sono curioso delle skill di Des. Ma io so cucinicchiare Lance in realtà. Però se dovessi fare una live di cucina, dico non è che vi faccio la carbonara. Allora io so fare. Ma se me l'hai fatta ieri la carbonara. Sì, però era normale. Io so fare lo stufato alla Guinness e so fare il pane, il soda bread. Quindi potrei in effetti fare una cosa del genere. Però... No, per lo stufato alla Guinness non c'è sempre il problema che deve cuocere tanto tempo, quindi poi sì. Come si fa? Non lo so, comunque, sì, probabilmente, cioè, probabilmente potrei anch'io fare una live di cucina a un certo punto, cioè questa rubrica non è per forza collegata a Meru, però non lo so, c'è da trovare cosa fare. Ma comunque siamo alla prima live di cucina, qua già parliamo della prossima? No, posso... Allora, i funghi sono tagliati, Bob, mi prendo... No, dai, fermo! Dove avete acquistato Bobbo? Allora, Bobbo è, Bobbo è una sponsorship. Ce l'hanno mandato e potete acquistarlo anche voi premendo, scrivendo punto esclamativo Bobbolone
link affiliato, codice sì, sconto Alien in Flannel. Durante, no, portando F4 durante la boss finale di Sekiro potete avere... tutti sto facendo vedere l'olio di semi di Sekiro. L'olio... E spiegaci l'olio. Lakeshore! Non è Lakesidia, è Lakeshore, Sidia. Forse abbiamo un problema. Lei, hai un canale segreto? No, ci sono anche io. Ha tradito Sidia e ha fatto la sua personale linea di olio. A me piace il barbecue, pulled, costine, cotture così. Probabilmente non abbiamo. Purtroppo non ce l'abbiamo. Lake, potresti parlare di un nuovo lavoro? Per favore, grazie. Vabbè, dico. Non puoi dire niente. Allora, che stiamo facendo, Meru? Allora, sto versando l'olio di semi nel... Oh, oh. Che è successo? Non anche a te. Che cosa? La mia cuffia ha iniziato a fare boom, è come se avesse perso tipo il Bluetooth, io non sento più Des. Oh, oh. Grazie per il follow, Rocco. Allora, non mi sentite più su Discord, quindi? Bob, vieni un attimo... Ci sono le cuffie, forse non so che succede. Sì. Le nostre cuffiette sì, sono morte. Le vostre cuffiette sono morte. Sì. Come mai? Io no, cioè, no, io non... Non mi sentite più. Ma non è scarica, l'abbiamo caricata ieri. È strano che sia scarica. Come possiamo fare? Beh, in verità ti sentiamo le parlare. Che palle. Merda. Piedi. Non so cosa dirvi, ragazzi. Va bene, allora lascia la porta aperta e mi sentite. Sì. Parla. Prova, sto facendo una prova. Grazie se vi abbandono, grazie. Grazie ancora per il ride, Crossplay. Sì, lo sento. Va bene, si fa così, dai. Ora posso finalmente mangiare il mio cibo preferito. Ok, ragazzi. Problemi quindi... tecnici, ma va bene. Grazie Crossplay, diciamo, buon pranzo. Più o meno lo sento. Allora, ragazzi, quindi che stiamo facendo adesso? Allora, ho versato l'olio di sesamo nel padellino. Ok. E adesso facciamo cuocere i funghi. No, facciamo fermo con quella Monster Bob. Facciamo cuocere i funghi. Perfetto. Devono cuocere per 2-3 minuti. Allora, io farò una cosa che sì. Non è nella ricetta. Attenzione, però, attenti tutti. Questa qui è l'ingrediente segreto, la tecnica segreta di Meru. Descrivicela. No. Allora, metto anche un pochino di aglio, perché nei funghi mi piace l'aglio, cioè mi piace... Ok. Quindi il mio naso viene tagliato. Ah, sto vedendo. Non te lo mettere, mettiti come tiara. Scusa, Bob. Sì. Bob, vieni qui un attimo. Ho trovato una soluzione a questa cosa delle cuffie. Portami il Mac. Facciamo così. Adesso vi metto l'audio così voi sentite il Discord dalle casse del Mac. Ma non ha senso. No, si sentirà poco, tranquillo. È che non voglio mettere più o meno, io lo sento molto piano. Lei, infatti, lei mi sente molto piano. Poi facciamo questa cosa, portami il Mac, Bob, tranquillo. Ciao, Luchetto, come stai? Bevici sopra. La smetti di mangiare, Des. Ma io non sto mangiando niente, sto soltanto bevendo un po' di vino. Nel frattempo Meru cuoce le robe. Bob, portami quello. Ma io mi auguro che qualcuno stia bevendo insieme a noi. Sono qui. Bob, ma che voce del male hai? Un bicchierino di vino? Allora, fatemi sapere. Discord. Lake. Sono molto delusa. Bob, stai zitto. Ciao, Luchetto. Stai zitto. Nervi doppiamente. Oh, minchia, lo scusa, vedete. Marichicca, sì, che mi dà. Perché non si sente niente? Sant'è. Dal PC. Marichicca. Lei, sì, che mi dà. Sì. Ah, no, giusto di Discord, hai ragione. Discord è un cane. Sì, è male, bello. Male. Fa veramente potrei bere male. Della vodka, ma non mi sembra il che. No, la vodka. La... Magari della birra, qualcosa, qualunque cosa. Prova. Ok. Intanto. Ok, grazie. Problema risolto. Chiudi la porta però adesso per evitare. Io se bevo il vino ora muoio. Ti sei svegliato da poco, Umbo. Grande Marichicca, salute. Potrei bere della vodka? No, non mi sembra il caso a quest'ora. Vabbè che è l'una. Ma qui lo sentiamo da lì? Sì. Siamo sicuri che voi non sentite doppio adesso? Prova. Non si sente. Cioè si sente pianissimo, ma è tipo, ragazzi, voi mi sentite doppio? È un problema. Ma posso anche abbassare un po'? Sì, infatti, No, non mi sentono un po' doppio. Troppo? Pianissimo, cioè proprio pianissimo, raga. Non reggo l'alcol e sono a stomaco vuoto. Come ti capisco, Umbo? No, cioè, io la mia serata è tipo...
due birre e sono pronto a impazzire. Ok, dicevamo, ho appena finito di pranzare, stasera ho una festa per il capodanno cinese. Vai, Nervi. Un po' agitata. Ma si fa così? Chi è? Ma è come cucino io di solito! Allora, Bob, non ti permettere mai! Ma come si permette? Meru, Meru, un boffone a Bob per rimetterlo al suo posto? Vai, vieni qua! Ma io dico... Allora, Luchetto, oggi prepariamo il ramen. Allora, inizio anche a riscaldare il brodino. Ok. Poi ovviamente Bob farà l'assaggio di tutto. Allora, nel frattempo facciamo rosolare un po' l'aglio nell'olio di sesamo. Sì. Che buon odore che fa l'olio di sesamo. Ti piace l'odore dell'olio di sesamo? Cazzo, sì, buonissimo. Sembra semini. Intendi il sesamo? Sì. Ah, capisco. Fa odore di sesamo? Strano. Ma adesso c'è ancora? Certo che ci sono ancora. Ah, non parlavi. No, parla sì. Perché ci lascia spazio. Ah, no, infatti, infatti, allora, non parlo intanto, perché stavate parlando voi. Inizio anche... A mangiare. No, ad accendere il... Non è che ti specchi sul forno. Per la... Lake, me lo scrivo. Per la prossima live voglio dei, dei reward. Metti POV. Il forno a 200 tipo gradi, schiaffeggia l'ospite, parla gesti e simile, va bene. Ok, grazie. Vero, non si è specchiata nel forno, vero? Ciao Coco, ramen, oggi prepariamo il ad accendere il porro, cosa? Ho sentito un rumore di liquido che... Allora, abbiamo acceso il forno. Ah, ok. Abbiamo acceso il forno. Meru ha paura di essersi specchiata nel forno. Non ti sei specchiata nel forno, Meru, non si vede un cazzo di specchio, tranquillo. Allora, quindi ho acceso il forno, ho messo a riscaldare l'aglio e con l'olio, qui ci faremo i funghi. Sì. Dove vai, Bob? Bob, dove cazzo va? Ma è pazzo, raga, guardate Bob, ma che fa? È andato a svapare. Boh, io quest'uomo dobbiamo legarlo. Non ti specchiare, ti specchi nell'olio di sesamo. Ok. Li butti. Troppe cose in mano. intanto cosa facciamo? Anche cosa facciamo? Dove stavo? Ok, preparo la ciotolina per poi mettere. La raccolta differenziata di questo luogo è stupenda, basta un pochino solo. Cioè, raga, allora io non capisco come sia possibile che a Dublino. Scusa un attimo, Coco, ma figurati, buon divertimento se stai sulla neve. Grazie per essere passata e per aver pensato a salutarci. Ok, Meru. Ah, Coco. Sulla neve. Dicevo, a Dublino, in alcune zone di Dublino, non esiste la raccolta differenziata. Tipo dove viviamo noi. È terribile. Una cosa assurda, cioè esiste nel paesino siciliano dove noi viviamo si fa la raccolta differenziata. Sì, sì, raga, qui non c'è. In realtà tipo... sono io che parlo con una voce diversa e non è Meru. nel senso che qui da noi abbiamo due bidoni, uno per il cartone e uno per io non sento tutto il resto. Alza il volume del Mac, Bob, perché Meru non mi sente. Parla. Prova, Meru, mi senti adesso? Aguzza le orecchie. Aguzza le orecchie, Meru. Sentimi. Dimmi. Oh, niente, stavo alzando il volume per capire se mi sentivi. Sì, ora ti sento. Ok, va bene. Basta alzare il volume, se non mi senti, dillo che... Dicevamo. Bellissimo. Allora, qui sfrigola. Sfrigola. Siamo pronti a mettere i funghi. Ottimo. Sì. Vai, prego. Siamo... Sì, dai, mettiamoli. Metto... Ti do una mano? Vuoi mettere... Sì, ma cazzo, Meru! Porca puttana! No, va bene, dai. Bellissimo, vai. Signore. No, Bob, devi sapere che Meru non ce la fa a versare roba senza buttarne metà a terra. Allora, tu ne hai buttato uno per terra, io uno semplicemente sul piano. Quindi, quella che ha fatto il peggio lavoro... Attenzione, ci sono dei contrasti tra i due operatori in cucina. Vedo della tensione. No, puttalo! Allora, ok, facciamo sfrigolare un po' i funghi. Bob, nel frattempo criticano il modo in cui tieni in pugni il calice, accusandoti di essere grezzo. Perché? Perché dice che lo tiene come un forcone. Vediamo. Guardalo! Sapete un vichingo che tiene il boccale di birra?
alla brutta. Invece, allora, è un problema. Io lo tengo così. Adesso vi dimostrerò per... Io come lo tengo, va bene? Va bene come lo tiene Meru? Diamo un voto all'impugnatura calice. Adesso, ok. Io ho un gravissimo problema. Da quando lavoro, e sì, lavoro nell'arte... Nell'arte. Uso la tavoletta grafica. Sì. Ah. Ok. E per usare la tavoletta grafica la gente impugna la penna così. Sì. Mm-hmm. Io ho appreso questa strana maniera di tenerla, perché la penna ha i tasti. Ok. Ok, mm-hmm, quindi devi... La impugno, sì, così. Madonna. E quindi io adesso impugno la penna e scrivo così. ma che strano. Sale. È. Sale? Saliamo i funghi. Ok. Il famoso sale di Dublino che non sale. No, questo no, è un sale marino rosa. No, questo è buono rosa, perché è sale rosa dell'Himalaya. Wow, ho fatto quei sassi. Quindi adesso mi rendo conto che anche per scrivere normalmente adesso quello che scrivo con la penna così. Ok. Che bel macinasale, è vero, è molto carino il nostro macinasale. Ok, cosa abbiamo buttato? Non ci buttato? Serve più l'aglio. Abbiamo rimosso l'aglio. Stavo cadendo. E rottura di braccio IRL si può fare qualche no volta. Vedi, va tenuto dallo stelo il calice, proprio così. No, va proprio tenuto così, così. Così, come i brutti barbari. Così. E poi si traccava tutto in un tiro. Sale rosa dell'Himalaya, portato dalle onde migliaia di anni fa, raccolto per voi, scadenza febbraio. Sì, però più o meno così. Di carta o di plastica? Wow. Ah, sentite come come sfrigola. Allora, proviamo ad attivare la cappa, diteci se è un bordello. Va bene. L'hai attivata? Sì. Io non sento più adesso, dobbiamo alzare un po' adesso. Raga, lo filtra cosa tutto. Dice? È un casino? Lo filtra tutto, non si sente assolutamente... Cioè, si sente zero della cosa, quindi... Ottimo, ottimo. Va bene, allora facciamo cuocere i funghi nella marinata, sì, finché non si asciuga, okay, e poi li mettiamo da parte. Va bene. Off topic, ma non trovo. Sono costretta a fare la pasta con i frutti di mare con la pasta corta perché qualcuno si è dimenticato di... No! Sta leggendo anche Bob. No, brutta! È abbastanza un crimine, secondo me. Chef, tu che dici? Ma cambiate pasta! Sono finiti! Ho detto finti, sono gay, scusate. Finti. Ma che considerazione è, Pop? Mi dissocio tantissimo da quello che ha appena detto Bob. Ma che ha detto? Io non ho sentito. Niente, niente, non mi va importa. Bene, va bene. Hello, it's non Polly, what are they cooking? Poi, we... Bob, zitto! No, lasciamo stare. We are cooking ramen. We're making... Cosa stiamo facendo? Il shiobu? Eh? Hi, Polly! Non we lo so. We are doing shoyu ramen! Shoyu ramen! Shoyu yeah ramen! Shoyu ramen! Sì, tutto quello che sto facendo è disgustoso e in realtà non è come si dovrebbe fare. Esatto, esatto! Lo shoyu ramen! Per cercare gli animali! Dove sono gli alligatori? Dove sono gli what's alligatori? In the pen? Ok, Meru, what's in the pan? Tell us. Mushrooms. Black fungus. Yeah, black fungus. Ho messo troppo sale. Ok, it's too salty now. Quindi è troppo salato. Cosa si fa in questi casi, Meru? Si allunga un po' con l'acqua. D'acqua. Ok. Si butta via tutto. Si aggiunge un po' d'acqua. No, non si butta via niente. Per alleggerire il troppo sale. TikTok. Sì, sì, Nervi, sì. Avete un cane col muso lungo per caso? Avete un cane col muso lungo a portata di mano? L'unico cane che abbiamo è quello. Cazzo, questo dovrebbe passare fuori dalla finestra, ho preso un sacco di paura. Meru, perché non usiamo gli shiitake? Perché non si usano gli shiitake per questo, si usano le orecchie di Giuda, i black fungus. Hai capito, Lake? Torna al tuo posto, prima di fare domande del genere. Ora non sono più salati. Fantastico. Però... Alzo un po' la fiamma perché si deve asciugare. Non sono freschi. These are not fresh mushrooms. No, I don't think so. No. They're dry. So I put them in water to undry them. Yeah, they're dry, yeah. Mamma mia, Marcello. Mamma mia. Allora, ok, i funghi sono lì. Allora, iniziamo a fare... I was wondering why you added water. No, she added water because they were too salty.
So to lighten up the taste of the too much salt, she just added some water, that's why. Bellissimo il panetto più di tu che bevi. Ok. Non l'ho visto. Buon pranzo, Crono. Sì, 1:10 e non è ancora esploso tutto. Esatto, esatto. Allora. È molto col sale. Un po'. Non credo, levalo. No! Come? Allora, mentre i funghi sono lì, iniziamo a fare la salsina da mettere nel brodo, direi. Sì. Bob, passami gli ingredienti. Quelli che adesso ti dico. Levati questo guanto! Bob è ingestibile. Raga, sì, Bob è ingestibile. È veramente difficile da gestire. Meru è molto attiva. No, è come un bambino. Vero, no. Ok, quindi, allora, che stiamo facendo? Quindi, potresti passarmi la salsa di soia, per favore, Bob? Allora, salsa di soia? Ti ho detto che ci sarà una punizione ogni volta che non... Ok, grazie. Che non azzecchi l'ingresso. Sì, te l'ho detto prima. Le quantità, Meru? Tutta. Tutta. No, allora, siamo tre, c'è tanto brodo, quindi io direi circa 100... Fammi pensare... 100... Sì, a occhio. A occhio, 100... Sì, sì, un 100 millilitri. Ma sono relax! Minchia, Bob, la prossima volta che mi dici di rilassarmi, ti butta fuori da questa cucina! Meru, però non sembri molto rilassata, vorrei spezzare una lancia in favore di Bob. Anche tu! Mi butto tutti e due fuori di casa e mi faccio questa live da sola! Oh, ma è vero, va bene! Ok, okay, poi dicevamo. Bob, per favore, passami il sake. Quale dei due? Entrambi sake. Devi decidere tu. Non è vero, non sono entrambi sake. Questo è sake. Mm-hmm. Grazie. Sake ce ne va poco, un goccino, giusto un goccino. Giusto un goccino di sake. 10 millilitri e poi mi passi il mirin, per favore. Assaggiare il sake, ma insieme al vino è tutto nervi, ma no. Perché il mirin è appiccicoso. Grazie a cazzo. Ok. Sugo. Perfetto. Mm-hmm. Qui non si asciuga, io adesso li levo però. Sugo e chef. Fammi assaggiare. We have the brand here in Australia. Wow, Polly, you're Australian. Australia, we are Italian, wow. By the way. This is usually an Italian stream, but we can speak English as well. What's the name of the brand? Because I think it's imported. So you pretty much can get that anywhere in the world. Mi lavi questo collino. Allora, Bob a lavare. Questo collino. Grazie. Poi, sì. Che cosa ci serve? Aceto di riso. Mm-hmm. Un po' di aceto di riso. Ti posso capire uguale, ma preferisco parlare inglese. That's fine, Polly. Then I can answer to you in English. That's fine. I can switch. It's fine. È una ricetta molto elaborata. Sì, Marichicca. Tanto che appunto la prima parte l'ha dovuta fare ieri. Bob, ai piatti. Wash veloce veloce. Putte scavo tipo wash. Siamo chef squad qui. Chef squad. Ok, nel frattempo... Tutto il lavativo hire me per arrivare in cucina. Bob, passami il colino. Grazie. Levati dal cazzo. Grazie mille. Poverino, basta, non lo trattare così male. No, no. Allora, li sto scolando perché è rimasta troppa acqua, però stanno... Dai, Bob, troppo, per fortuna io ti tratto bene. Sì, esatto. Lei Ciao. È terribile. Beh, Bob, hai chiuso lo scarico del lavandino e adesso ti è accumulata una cosa disgustosa. Non è colpa mia, sei tu che l'hai iniziato. Bob, hai chiuso lo scarico del lavandino, vai a toglierlo subito. Torna in cucina. Allora, i funghi? Non venite mai. Sono pronti. Polly ci chiede se... Il piccante. Meru. Ok. Meru. Che c'è? Polly ci dice se hai provato di nuovo i funghi per vedere com'è la situazione sale. Oppure ti fidi, sì, sì, sì. Oppure ti fidi ciecamente di quanta acqua hai aggiunto. No, li ho già provati. Ok, she tried them sono all. Ok. They're fine, Polly. Allora, li ho provati e sono ok. Thank you, Pippo Baudo.
Detto questo, dobbiamo mettere il sale, 15 grammi. Ancora sale, va bene. Wow, occhio non metterne troppo. No, 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 sto seguendo la ricetta, di solito quando seguo la ricetta tutto funziona. Ok, disclaimer. Questa non è la prima volta che Meru prepara questo ramen, comunque, ragazzi. L'ha fatto più e più volte. No, non siamo in first run di ramen. Non siamo in first ramen. Poi abbiamo katsuobushi e kombu. La sale, insomma. Il katsuobushi è quello che sta di... Katsuobushi, sì. Katsuobushi kombu, che è il tonno, ricordiamo. Sono il tonno a scaglie, no? No, katsuobushi è una cosa sola. Il kombu, la riga kombu è un'altra. Ok. Sono due cose diverse. Ok, ok. Ciao, Giuto. Ho sentito l'on run del ramen. Esatto, questa è una l'on run esperta del ramen. Ciao, Giuto. Ciao, Giuto. Ciao, Giuto. E quindi cos'è, ci chiedono questo, Meru? Di katsuobushi. Cosa? Cos'è quindi? Ce lo ricordi? Che cos'è il katsuobushi? È tonno e sicuro. Ma certo, che vuol dire me lo ricordo? So no, no, ce lo ricordi, a noi ce lo devi ricordare. Ok, i katsuobushi sono scaglie di tonno essiccato. Scaglie di tonno essiccato. Poi hanno preso un tonno, l'hanno squamato e hanno messo le squame sotto al sole. In inglese, posso anche dirvelo per visto che abbiamo un pubblico inglese. Sì. Dried and smoked skipjack tuna flakes. Mamma mia. Quindi è anche affumicato. Tuna flakes smoked, ok. Troppo. È vero, Bob è bellissimo con quegli occhiali. Grazie, Giutone. Anche tu sei bellissimo. Te li regalo per il compleanno, questi occhiali. Bob, mescola il brodino, per favore. Tuna flakes buoni nel latte, sicuramente. Esatto. Potremmo metterla okay. Dai, smetti come sottofondo la musica di Chef's Squad, per piacere. Abbiamo messo alga kombu. Poi che cosa devo mettere? Katsuobushi, kombu, aglio, zenzero, acqua. La pancetta. No, 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 la pancetta dopo. Mi hai fatto dimenticare tutto quello che ho letto. Kombu, aglio, zenzero, acqua. Nel frattempo allora, abbiamo la musica di Chef's Squad in sottofondo. What is that? What are you talking about, Polly? What do you wanna know? Glielo ricordati allora, io gli occhiali. Vero, Pippo, è vero, è vero. You mean... No, tuna flakes. So, no, sì, they're vero, not tuna Pippo, scales. Like, yeah, it's kinda tuna scales. But they're not just the scales of the tuna. It's the whole tuna. Sliced, very thin. And smoked and dry. E seaweed. Sì, quelle sono alghe, seaweed. Esatto. No, perché tanto quella io lo levo. Non sono mai quello nero. Meru, cos'è quello nero? Sono alghe, giusto? È alga kombu. Cos'è questo? Kombu. Alga kombu. Kombu alghe. Ok. Alga kombu. Quindi si unisce pollo e tonno. The kombu alghe in the Quindi Meru, si uniscono pollo e tonno, giusto? Cioè, ed è ok comunque per fare questa cosa. È che noi siamo italiani, quindi per noi è strana questa roba. Dire è ok per fare questa... Sì, no, sì, nel senso che per noi è strano. Per noi è molto strano per unire pesce e carne. No, allora, il katsuobushi lo usano per fare il brodo e per condire. Cioè, non è più una cosa che dà sapore, diciamo. Sì. Cioè, non è fisico. Esatto, non mangi mai il tonno. Dà il sapore, il katsuobushi insieme all'alga kombu sono le due cose specifiche che danno il sapore umami. Surf and turf. Yeah, like surf and turf. No, so this just gives the flavor to the broth. You don't actually, you never actually eat the tuna. The umami. Raga, lo sapete che l'umami è stato identificato come effettivamente un altro tipo di sapore. Sì. Cioè salato, dolce, e umami. Umami. Come fosse una spezia, sì, più o meno, chicca. Ciao, Zach22, benvenuto. Esatto. Meru, aspetta un attimo, mi presento. Tutte le goccioline. Cosa? Scusa, mi stavo presentando con una persona. Ciao, Zach, no, benvenuto. Vai. Io sono Des. Noi siamo... Quella che vedi, cioè che non vedi, vedi tramite lei e Meru. E in questo canale siamo in due e ci alterniamo, solitamente portando gameplay. Ma questa è una live e speciale. È Bob. Perché abbiamo un ospite, Bob. Cara, sei sicura, mamma? Sì, Polly. Yeah, that's just for the broth. Ok, andiamo avanti. Il piccante non è un sapore. Sto sbucciando lo zenzero. Mm-hmm. Stiamo sbucciando lo zenzero, sì. Vuoi una mano? No. E poi
solo l'acqua. Dovrei aver messo tutto okay. il resto. Ok, stiamo facendo il ramen, Zach. Va bene, vai. Ok, in idol. Sì, sì, è giusto, giusto così. Allora, ok, abbiamo messo soia, sake, mirin, aceto di riso, sale, katsubushi, kombu, aglio. Ok. Andrà, manca soltanto l'acqua. Bello con questa musica in sottofondo che purtroppo voi non sentite. Mi sembra, mi sta venendo energia da Chef Squad. Sembra tipo una speedrun. Ok. Allora, se scrivete punto esclamativo fire qui in chat, potete arrivare qua in cucina con me. Venite spawnati in cucina, sì. No, Bob esatto, è tipo Alexa, sì, in pratica. Però funziona un po' male, proprio come l'Alexa originale. Punto esclamativo PCT. Punto esclamativo ONO per tagliare la cipolla. Punto esclamativo pancetta per portarvi la pancetta. Ci sarà un cacino in cucina da sistemare. Sì, un dopo... cacino, poi pulisce tutto death. Esatto. Ho scoperto. Non ci fa niente. Ho scoperto che Dess ha una memoria ossessiva compulsiva per la pulizia. È vero. Allora, Bob, inforna la pancetta. No, devi dirlo meglio. Scusa, come Bob, punto esclamativo pan per infornare la pancetta. Punto esclamativo help per aprire il forno. Va bene, hai grado alto. Va benissimo, metti un timer di 5 minuti per timer favore. Di 5 minuti, ok. Nel ragazzi, io devo. Noi facciamo bollire qui la, la marinatura, okay. diciamo. Non è tanto una. Vabbè, insomma, il condimento per il brodo. Ok, Meru, io devo fare tanta pipì. Quindi mi tolgo un attimo e vi lascio lì. Va bene, va bene. Va bene, ragazzi, arrivo subito. Arrivo subito. Allora, Bob, assaggia il brodo e fai una recensione. Sì, soffia. Sta per gocciolare? Puoi fare, lo metto a lavare, non ti preoccupare. Ok, leggi tu i commenti perché io non leggo niente. Poi assaggia... Assaggia un fungo, è un po' piccante. Sono piccanti? Sì. Che ne pensi? È buono, ma... È croccante. No, non tantissimo, ma sa di bistecchina. Sa di bistecchina? Perfetto se volete sostituirlo alla carne. A me, devo dire... L'hai messo un timer di 5 minuti? Ok. A me i funghi fanno schifo. Ok. Sono bisticchignosi. Questo non lo è. Che vuol dire che sono viscidini, per chi non lo sapete. Rieccomi, ragazzi, ci sono. Questo non è... Sembra più una... Di consistenza sembra più un misto tra una bistecca... È un qualcosa di più gommoso. Il sapore è di bistecchina. Ed è anche leggermente piccante, quindi non è niente male. Grazie per la recensione. Quanti colori vedi dopo questo fungo, Bob? Drago. Allora, come sta andando? Allora, la pancetta è in forno. Stiamo riscaldando il condimento per il brodo. Okay. Il brodo è lì, si scalda. Bob ha assaggiato il brodo, gli è piaciuto. Oh, cazzo. Non importa, non fa niente. Ha assaggiato anche i funghi e gli sono piaciuti. Bob, punto esclamativo vino per riempirmi di nuovo il bicchiere, per favore. Meru si sta ubriacando, no, raga. Adesso no, come hai fatto così rapidamente? Una pisciatina veloce, nervi. Questi si possono buttare. Allora, io vi informo sulla situazione. Noi siamo più o meno verso la fine della preparazione. Ma che ore sono? Siamo a buon punto. Meru, okay. È l'una e mezza. Guarda, siamo ok come orario. La nostra paura, ragazzi, era di fare troppo in fretta. Perché abbiamo detto, ma scusate, qui sono le 10, sappiate che siamo un'ora indietro rispetto all'Italia, quindi abbiamo iniziato appunto alle 10. E abbiamo detto, ma qui ce la sciogliamo in un'ora e dobbiamo pranzare alle 11 noi, come faremo? Fortunatamente abbiamo avuto i problemi tecnici che ci hanno ritardato di un'ora. Ok, senti che buon odore che fa col That's right, Polly. Allora, Meru, come facciamo ad assicurarci che Bob non sta mentendo quando lo assaggia? Non lo so, Bob, come... Mi piace if I don't like the face. Analizziamo bene la sua faccia. We are going to analyze his face very, very well. So I'm going to do this. You're going to tell your opinion. And we are going to try to understand if you're sincere or not. If you're telling the truth or not. Perfetto. Is it okay? Does it work?
Mi sembra un metodo perfetto, perfetto. Allora, Bob, punto esclamativo colino, per lavare di nuovo il colino, per favore, perché dobbiamo mettere il condimento nel brodo. Punto esclamativo colino. No, guarda, lo trovi qui, qui dentro. Oh, ma è magico. Ma è Bob, magico. Ma un punto esclamativo vino pure per me si può avere? Sì, devi darmi un attimo, però devo... Va bene, quando vuoi, senza fretta. Un punto esclamativo colino. Senza fretta. Sono molto stanca. Sono molto spossata, sono sudata. Ho questo coso in testa che mi sta uccidendo. Dai, non manca molto, Meru. No, sto scherzando, va bene. Allora, io inizio... posso andare verso qui? Non si vede niente di compromettente. No. Inizio a spostare attualmente le cose che non mi servono più, perché poi così uso questo piano per impiattare. Bob, il nuovo Ambrogio. Ma scusa, ma dovevamo apparecchiare la tavola? Va bene. Kitchen Tour? No, Lens. A 95 abbonamenti totali, ne mancano solo 4, ragazzi. Faremo una live solo sub in cui vi faremo vedere tutta la nostra casa e le nostre cose. Non è che ci facciamo un giro della casa e chiudiamo. Vi facciamo vedere le nostre cose, i nostri libri, tutto. Nonché lo studio Alien in Flannel, che è dove sono io in questo momento. Che è dove nasce tutto questo. E dove accade tutto. Quindi, se avete Prime gratis, abbonatevi! Finiamo. Dicevi, Meru. Timer per la pancetta. Possiamo uscire la pancetta. Che è accanto alla cucina. No, non è accanto alla cucina. Qual è il soggiorno, Pippo? Sono in un'altra stanza. Con o senza Bob? Senza Bob, purtroppo. Dove avviene la magia? Dove i vostri sogni diventano realtà? No, non credo, però. Ma che bella quella pancetta. Ce la fai vedere meglio, Meru? È il momento di assaggiare la pancetta. È il momento di assaggiare la pancetta. Sto asciugando il culetto del culino. Guardate quanto è sotto. Guardate quella pancetta come si scioglie in bocca. Esatto, guardate come si sta sciogliendo in bocca. Com'è? Buona. Meru, non te la mangiare tutta, però. No, io lo sto dando a Bob. Sciogli in bocca. Vai. Voglio vedere il porro. Pippo, il porro è stato già utilizzato. È buonissima. Ok, la pancetta è pronta. Ah, brucia. lo so, ma pensavo di farcela. No. Sì, il colino sì. Meru, ma il porro è finito, vero? L'hai già utilizzato. Sì, il porro è finito. Ah, vuoi vedere la foto? Va bene. Allora, sto facendo vedere a schermo un attimo il porro. Punto esclamativo vino. Punto esclamativo vino, grazie. Però non me l'hai... Ah, ok, me lo stai riempiendo. Allora, il porro è... Dov'è, scusa? Eccolo il porro. Pippo, lo puoi vedere questo a schermo. Questo bicchiere da povero diverso. Quello lì in alto. Povero Des. Allora, Bob, punto esclamativo cucchiaio. Vabbè, me lo prendo da su. Minchia, per farti... Apri quel cassetto, brutta pigra. L'abbiamo misurato, chicca, quel porro è lungo 54 centimetri, grazie quel Bob. Quel porro è lungo 54 centimetri. Grazie per il vino, Bob. Ah. Allora, sto mettendo sì. Il condimento per il brodo nel brodo, quindi ora ci sarà il secondo assaggio di brodo, Bob. Secondo assaggio di brodo. Il sale è già questo stato messo, sì. Meru? È già salato, è pronto il brodo? Il sale, il condimento del brodo è nel condimento che ho preparato, quello che ho adesso messo col colino. Ok. Quindi non c'è bisogno di aggiungere sale. Ok, c'è un litro di soia. Questa è tipo Alexa, che ore sono? Mentre sei al PC con l'orologio a schermo. Esatto, questo è l'utilizzo di Bob. Perfetto, che fa puoi cambiare cucchiaio o puoi usare lo stesso. Sei sicuro? Ne posso, ce ne sono tantissimi. Tanto li laverò io. No, però non lo so, per te lo dico. Non sì, voglio... sì, prego. Usate un cucchiaio nuovo per ogni assaggio, famiglia, brutti bastardi. È una comune, mangiamo dagli stessi piatti, dalle stesse posate. Grazie per il follow, allora, a Alex Kurama. Grazie per il follow, Alex. Questa è una live speciale. Io sono Des, la persona. Questa mattina è buono.
di cui siamo il punto di vista è Mero. Polly, thank you very much for the follow. Thanks. Non è questo lato che fai tipo... È ben condito. Sì, è allora, il brodo è pronto. La carne è pronta, i funghi sono pronti. Buon non pranzo, rimane Lance. Che fare noodles. Lens, come ti permetti di andartene a mangiare quando puoi mangiare con noi? E tagliare i cipollotti. Allora, punto esclamativo cibo. Bob, prendi i cipollotti dal frigo, per favore. Ciao Alex. Meru, saluta tante... Alex se mi senti. Allora, ciao Alex. Cosa? Saluta Alex se mi senti. Ciao Alex. Ciao Alex. La persona che senti è Meru. E solitamente noi facciamo principalmente gaming su questo canale e ci alterniamo. Però oggi abbiamo un ospite speciale, che è Bobolone ripieno. E Meru sta facendo il ramen. Ripienone Bobolino. Facciamo, facciamo. Adesso tu lo vuoi il cipollotto, visto che tu sei un po' particolare. No, a me non piace allora, il cipollotto, per favore, nel mio no. Madonna, adesso c'hai lo sbrugno. Oh, ma cretino di un Bob, ma che cosa vuoi se non mi piace? E te lo fai piacere. Allora, intanto, visto che noi viviamo in un paese... Punto esclamativo, pezzo di cipollotto che si è staccato, che è caduto per terra. Allora, in Irlanda, nei paesi anglosassoni, di solito sono molto comuni, perché lo sto bagnando tutto, non mi ricordo più come si chiamano. Che cosa? Punto esclamativo cipollotto. Questo! Bob, ma perché mi hai portato un cipollotto? A me non piace! Cos'è, Meru, scusa? Questo! Il bollitore, non mi veniva. Perché tu? Quindi, di solito noi, per riscaldare l'acqua, la facciamo, sì, nei paesi esteri è una cosa che va molto. Ma è una cosa estremamente comoda, tra l'altro. Non capisco perché in Italia non è utilizzato. È estremamente comodo, io l'ho sottovalutato un sacco, ma è super comodo. No, sì, perché noi di solito per fare la pasta, riscaldiamo l'acqua qui. Sì. Per utilizzarvi un pochino. Ma l'ho già fatto vedere prima. Esatto, ci mette un minuto, è comodissimo. E puoi praticamente buttare la pasta immediatamente. Comunque chiederei a Bob, Meru, chiederei Bob, quando parli, per favore, parla più forte, perché a volte il microfono del telefono non ti prende bene. C'è stata un'acconciatura reveal? Ma come? Un'acconciatura reveal di Meru? Si sono visti i capelli, forse? Sono visti i miei capelli? No, non lo so, potrebbe essere una stronzata di Pippo. Ah, ok, ora si sono visti. Si sono viste le codine, ok. Va bene, dicevamo. Si è sbagliata tutta. Meru si è versata il vino addosso, ottimo. Allora, ok. I cipollotti, devo tagliare i cipollotti. Come i veri ubriachi, esatto. Tagliamo i cipollotti. Anche te sa un cipollotto per fargli compagnia. Dai, stai calmo. Che succede? Io non lo sento però. No, sono calmissimo, non ho parlato. Sono estremamente calmo. E rilassato, c'ho il vino pure, sono proprio nella pace dei sensi. Sì. Posso girare il brodo? Sì, sì, okay, sì. Ok, tagliamo i cipollotti. Un tipo brodo per girare il brodo. Sì, Meru è professionale. Meru sa tagliare veramente. Sa come si cucina, effettivamente, come abbiamo detto prima. Cioè, guardate che velocità. Certo, l'impugnatura del cipollotto non è così che dovrebbe essere quando tagli qualcosa. Cipollotto con dita. O così già ci siamo un po' di più. Chissà se lei mi sente, No, io per ora non sento niente. Io sono sentito dire chissà se lei mi sente. Ma spegnete la cappa. Cosa hai detto? Spegnete la cappa. L'abbiamo spenta, è che per ora c'è il bollitore acceso. Niente, ho detto cagate, Meru. Non mi serve. Ok. Niente di rilevante. Ok, questo è pronto per condire. Qual è scritta? Spegnete la cappa. Perché continui a buttare tutto nello stesso cestino? Perché siamo a Dublino, yeah! Ma scusa Bob, se non hai niente da fare perché non fai una lavata?
Ma poverino, le fai tu le lavate. Ma che palle. Cioè, io comunque anch'io sono in live. Non è che io sono qui a oziare. Se vuoi vado in doccia. Sì, ma non... Des, vogliamo paragonare? Appena va tu bene, sarai qui va a bene. Cucinare con queste imbracature in testa, ne riparliamo del fatto che anche tu sei in live. Va bene, va bene. Des, se vuoi vado in doccia. Ok, adesso cosa stiamo facendo, Meru? Allora, adesso stiamo facendo proprio le ultimissime cose. Sto lasciando qui soltanto i funghi, i condimenti, le cose che poi dovrò mettere sul ramen. Ok. Prendo, scusate se vedete cose che non devo vedere, però ma mi apparecchiate serve... Apparecchiate, apparecchiate magari. No, no, non c'è bisogno di apparecchiare, apparecchiamo... Do... Ah, eccolo. Non si apparecchia, vabbè. C'è un sacco di... È proprio tanto di... Allora, questo qui... I will, Polly, I will do the dishes. No, I'm not that good at doing the dishes. Meru is the main chef here. Ma io non faccio i piatti, io cucino e basta. Il modo in cui Meru ha preso il coltellaccio mi ha inquietato. Ecco come vivo io tutti i giorni, Crono. Ah beh, non so se... Oddio. Non so se l'uovo del ramen è una leggenda e qui non ci va. No, l'uovo del ramen è reale. È in frigo in questo momento. Meru, se non sei troppo indaffarata, facciamo rivedere l'uovo e spieghiamo cosa abbiamo fatto. Le uova sono alla coq e sono in questo mix, in questa marinatura da ieri. No, non facci caso. Non guardarle. Se non le guardi, non esistono. È come il gatto di Sherlock. Allora, ma è riassaggio il brodo perché vorrei capire. Esatto, Mirko. Alla coq. Sì, Giuto, ci sono state ore e ore di preparazione ieri. Perché sennò, perché tipo il brodo deve, e la pancetta devono cuocere per ore e ore, tipo per 6-7 ore. In verità siamo in live di sera alle 11. Ma scusa, adesso che ci sono persone che prima non c'erano, perché non fai rivedere la sigla? La sigla? Va bene, allora ve la rimando. Aspetta, c'è un episodio di Dragon Ball e poi vi mando la sigla di nuovo, ok? In cucina coi flannel. E adesso sigla. Aiuto. Rieccoci. E dal vivo qui dalla cucina in flannel su Flannel's Kitchen, in cui Meru prepara il ramen con Bob. Ok, allora, ci risiamo. Dicevamo, Meru, che stiamo facendo adesso? Siamo alle battute finali, è quasi pronto. Sì. Due minuti devono cuocere. Ok. Basta tanto gli occhiali, sono tanto. Va bene. Tra l'altro questa sigla l'abbiamo girata ieri notte, perché Bob è arrivato ieri. Abbiamo fatto tipo una sessione di brainstorming gigantesca in cui abbiamo girato questa sigla. Where are the noodles? We are putting them in the water now, Polly. Butti questo e lo lavi, per favore. Così lo usiamo... Salve, Alcat, benvenuti. Così lo usiamo per scolare. Allora, adesso io sto aprendo i pacchetti di noodles. I pacchetti di noodles, sì. Purtroppo sì. Si vedono maluccio, cioè noi vediamo tipo un impasto giallo, perché la qualità non è granché. Ma è un impasto. No, cioè sono noodles. Sì. Ok, non so va bene, se sì, va bene così, va bene così. Ok, li sto aprendo tutti. No, aspetta. Cosa? Le Hat Cat live. Cosa? Arrivano cosa, Hat Cat? Sento odori di pizza. Senti odori di che? Arrivano. Ho un déjà vu. No, Bob, li conosciamo, The Hat Cat. Allora, no, ragazzi, Bob, siccome recentemente ci sono stati degli attacchi troll. Arrivano anche. E Bob...
non vi conosce, ha detto: oh no, sta arrivando, credendo che stessero arrivando i troll. Ma noi sappiamo chi sono. Ciao ragazzi. Tranquillo, tranquillo Bob. Ma sai, dopo sei sicuro di volerlo sapere? No, no, giustamente. Bob è giustamente prevenuto, poverino. Quanti pacchi di noodles mangerà Bob? circa 2 kg. Lo conosci a lavare in qualche modo? Sì, c'è un casino. Allora, intanto io vi taglio. Ok. Le uova e vi faccio vedere come sono dentro. Sì, vediamo le uova. Se io voglio vederle dentro. E ora le vedi, ora le vedrai. Se riesco ad aprire questo coso. Facciamo un recap di come sono state fatte queste uova, Meru. Un recap? Delle uova, di come sono fatte le uova. Allora, le uova sono della Coq. Quindi dentro erano liquide, le ho fatte ieri. Sono fatte alla Coq, quindi cotte 6 minuti in acqua bollente. Sì. Poi nel frattempo si fa una marinata con salsa di soia, mirin, zucchero, zenzero, katsuobushi, ma non mi ricordo esatto, con una serie di cose che possiamo far vedere nella foto comunque. Sì. Si fa la marinata, si fa raffreddare la marinata, si fanno raffreddare le uova, si sbucciano e si mettono dentro questa marinata. Io solito cerco di farle stare almeno più o meno 24 ore. Più o meno 24 ore devono stare. Meru, aspetta che c'è un raid. È Jack89 Gaming. Grazie mille per il raid. Grazie a Cat, suppongo l'avete indirizzato voi. Grazie mille, ragazzi. Benvenuti a tutti. Grazie per il raid. Ciao Rainbow, RageXX. Ciao Dani Cordino, sei bentornata. Ciao da noi Gecchini. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille per il raid. Come state? Che stavate facendo? Io sono Des. La persona che vedete è Bob. E noi stiamo vedendo la nostra cucina dal punto di vista di Meru. Il nuovo proprietario del canale. Non il nuovo proprietario del canale. E stiamo facendo il ramen. Ciao Belgiuzzo. Wow. Dunque, Meru. Allora, questi buchetti che vedete nelle uova non dovrebbero esserci. No, sono causati dalle mie unghie. Esatto. Mentre cercavo di sbucciare le uova, purtroppo ho un po' ammaccato il bianco. Comunque, guardate com'è. Mi serve un coltello. Sì. Mettiamo questo. Ok. Vai, tagliala. Guardate che bello. Oh mio Dio! Guardate che bello. Guardate, le uova sono... è come se fossero tipo solide dentro, però mangiandole sono buonissime e morbidissime. Sono sguiscioline. Sono, vi giuro che sono buonissime. Non posso farvi vedere la reaction di Bob, perché altrimenti gliene devo togliere una dal ramen. No, infatti, dai, poi le assaggiamo col ramen. Faccio assaggiare adesso, non la mangerai. Ciao Marchitto, ciao Marchitto, come stai? Ciao Marchitto! Ciao Marchitto! Marchitto! Quindi sì, quelle uova sono... Raga, allora, secondo me la parte più buona di questo ramen sono le uova e la pancetta, che sono le cose morbidissime. Grazie per il follow, Rainbow Rage. Grazie mille. Allora... questo uovo ha avuto un incidente. Questo uovo ha avuto un incidente, purtroppo. Sì. Che è successo? È sparito il rosso. No, no, il rosso è qui, solo che l'uovo si è un po'... Ha perso. Quindi l'unico che è venuto veramente come dovrebbe è questo qua. Vabbè, non ci fa niente perché... cioè, comunque il sapore... No, lo diamo a Bob che è il nostro ospite. Comunque il sapore è quello vero alla fine. Si è soltanto un po' rotto, non ci fa niente. A questo punto mi serve un timer, appena te lo dico, Bob, di 2 minuti. 2 minuti di cioè, timer? Cioè, tipo adesso. Allora, veloce. Belgiuzzo, lo fai anche tu questo ramen? Ah, oppure intendi tanto poi lo rompi? Ti piace romperlo quando è dentro il ramen per fare mischiare il tutto? Mi sembra che questa ricetta ha troppo sale. That's normal, Polly. That's fine. It will be okay. No, è questo sale che ha troppe ricette dentro. Ma Meru non ha una webcam in testa. Ha tipo un intero Oculus Rift. E fortunatamente il mio telefono ha la cam, la wide lens. Quindi è molto, molto figo la vista. Buon pranzo, Pippo. Sì, a dopo. No, ma so mangiarlo molto bene. Capisco. L'olio sì, Crono, è l'olio di destra.
grazie per il follow, bel giuzzo. E Jack, grazie ancora per il ride e buon pranzo. Quell'olio è quello famoso di Des? Bob, dici qualcosa sull'olio Des? No, ma aspetta, aspetta, dov'è l'olio quello vero di lei? L'ho messo sul tavolo. Verità? Questo è l'olio edizione limitata che ci ha spedito Lake, perché è l'olio di piedi di Lake. L'olio di piedi di Lake. Allora, un attimo, bel giuzzo, no, qui non si cucina generalmente, noi siamo un canale di gaming. Siamo io e Meru, la persona che non stai vedendo in questo momento. Questa è la nostra primissima live in real life di qualsiasi tipo. È la prima volta che abbiamo una cam e che si vede, per esempio, la nostra cucina. Ma no, solitamente noi giochiamo. Solitamente giochiamo. Tra l'altro, ragazzi nuovi, noi da domani siamo di nuovo qui a giocare. Giochiamo a Hunox. E la prossima settimana riparte la nostra solita programmazione. Se vi va di seguirci per rimanere aggiornati, i posti migliori in cui rimanere aggiornati sono il nostro Instagram e il nostro gruppo Telegram. Prossima settimana Hollow Knight. La prossima settimana, Meru, martedì, inizia Hollow Knight. In realtà sempre più variety streamer. Beh, dopo oggi direi di sì, goodbye. 10, 9, 8, 7, 6, assaggio un filino. È quasi pronto 3, il ramen. I noodles 2, sono quasi pronti, quindi. 1, buon anno! Buon anno, Bob. Perfetto! Perfetto. Buon anno! Vuoi che ti tengo sulla palla? No, quindi no, non si cucina, non si cucina generalmente e non è neanche una cosa allora settimanale. Ogni tanto faremo questa rubrica che è Flanel's Kitchen. Siccome abbiamo un ospite a casa che è Bob, allora, l'abbiamo fatto speciale l'episodio. Possiamo spegnere la cucina, a dire la verità. Cerca di capire, di solito giochiamo perché diventare in carne e ossa costa troppo. Tra quei 4 sacrifici umani, 18 kg di cambiali e un router. Esatto, quindi è un po' quella dispendioso. Questa è la tazza da ramen. Oh no, ramen da! Vorrei togliere questo da qui. What time is it? Ok, Polly here. It's 12:45, but we are in Ireland, so we are 1 hour behind compared to the Italy time. Because we are Italian, we stream for Italian people usually at Italian time, but we live in Ireland. So in Ireland it's 12:45. Allora, metto un pochino, poi li vado aggiungendo. In Italy it's 1:45. Sto qua da lì. E lo metti. Se secondo puoi, me è ubriaco Bob Giuto, è questo che sta succedendo. No, oh, io sono all'1% del mio potenziale supremo. Da ieri sera ho bevuto tipo 64.000 birre. Ieri sera non abbiamo fatto altro che girare quel video, mangiare e bere birre. In Italy, from Latina, the capital of Italy, Latina, very famous town, it's 1:46, esatto. 64k birre, esatto. Niente. Dai, ma che sembra buono, la prossima volta vi raggiungo, mi auto invito. Va bene, Dani, certo, quando vuoi. So de Latina. Voglio una Meru in cucina tutta per me. Meru, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo fare una specie. Allora, dopo 12 mesi di sub tier 3, Meru prende un aereo e viene a farvi il ramen a casa vostra. Davvero? Manca pochissimo per me. Ma tier 3, ah, Bob! Tier 3. Tier 3, va bene. Tier 3? Sì. Comunque, okay. Questo comunque che è di meno è mio. E fa questo solo ramen. Ramen a colazione, ramen a pranzo, oh, ramen a cena. Però comunque, Marichino, io ti consiglio anche te. Lo fa buonissimo, Hackat. Lo fa buonissimo, non è la prima volta, tra l'altro, che fa il ramen. È un'esperta preparatrice di ramen con ricetta tradizionale e metodi tradizionali. Luchetto, non possiamo fare un giro per casa nostra perché, come vedi in alto a sinistra, abbiamo un sub goal. A 95 abbonamenti totali faremo una live solo sub dove vi faremo vedere tutta la nostra casa, le nostre cose, i nostri libri, i nostri videogiochi, tutto ciò che c'è a casa nostra. Però è un sub goal, appunto. Quindi oggi vedrete solo la cucina. Comunque, Marichicca, io ti consiglio anche Des come ospite a casa perché ha una mania ossessivo-compulsiva per la pulizia. È vero. E appena finisci di cucinare, non ti sei neanche stato dal tavolo, stai ancora cercando di finire il piatto.
magari di ragionare su cosa fare dopo. Adesso si alza e si mette a lavare ogni cosa. Ma perché io sono ossessivo con casa mia? Non avete pulito? No, mi si mette a lavare più. Why are you in Ireland? We both live here, me and Meru. Because we work here, we just you know, we are expats, we are Italian living abroad. It's a pretty common thing. Bob is just here visiting us. He doesn't live here. He lives somewhere else. Il bicchiere di vino mentre si cucina è da professionisti, ci dicono, Meru. Cosa? Il bicchiere di vino mentre si cucina è da professionisti. Certo! Ovviamente. Meru in cucina è desse come maggiordomo, ma richicca sempre personcina sgradevole nei miei confronti, comunque. Una cosa, va Meru, bene, va bene. Quanto è sporco? Dai, guarda cosa devi, guarda quanto devi lavare. Che palle. Il bicchiere di vino in cucina è spesso necessario per sfumare, esatto. Non in questo momento. Io sto svenendo vedendo tutta quella sporcizia. Vedendo tutta quella lurdia. Mr. Goodbite, mi raccomando, nuova parola, lurdia. Fai tu. Questo non serve. Ok, allora, poi la pancetta. Quanti pezzi sono? 2, 4, 6 e un pezzetto. Allora, questo qual è il mio? Il mio è questo, ce n'è di meno. Mi sto pentendo di non aver cucinato, esatto. Esatto. Perché io e Meru facciamo così. Ok, quindi lurdia, allora Bob, mettiamo i pezzoni più grossi. No, dai. Grazie. La lurdia e la sporcizia. Ok. Io mi prendo... Sì. Questo. Ragazzi, in video... Il ramen non è così bello, ma nel momento come in cui non noi è così bello? No, nel senso che si vede maluccio, ma nel momento in cui noi stacchiamo chiaro, la live. Ma guarda come si vede chiaro in confronto a com'è. Certo. Io vi lancio lì un punto esclamativo Telegram. Sul gruppo Telegram manderemo foto del ramen, del prodotto finale. Quindi ok. Se volete vederlo bene, unitevi al gruppo. Ma avete anche quei cosi con le formine e i disegni in rosa? Intendi i Naruto o Belgiuzzo? No, perché no, in questa ricetta non ce ci li vanno. Abbiamo perché non mi piacciono. Ah, perché non le piacciono, no. Ok. Si sente da qua che è buono, grazie per la fiducia. Dani. Sugoi. Di cosa sono fatti Naruto? Io non lo so. Meru, di cosa sono fatti Naruto? Naruto sono fatti di pesce. Sono fatti, è surimi. Sono fatti di pesce. Di pesce, ok. Li ho assaggiati recentemente, tra l'altro, i Naruto per la prima volta e non sono così male. Per me sono ok, non... Perché non ti piacciono, Meru? Che hanno di... Non lo so, non mi piace il sapore. Ok. Mi avrebbe fatto un sacco di desideri tutto l'uovo rotto adesso. No, Sigrono. No, li sto mescolando. Ale, buongiorno! Ben svegliato! Cioè, non lo so se ti sei svegliato ora, ma buongiorno, Ale! Come stai? No, come si chiama? Zenzero. Meru neanche ti saluta, vedi che è maleducata! Ciao, Ale! Ma sono un po' concentrata in questo momento! Allora, quindi tu non ne vuoi proprio i cipollotti? No, no, a me non piacciono i cipollotti, nel mio no, per favore! Allora mettigli tutto il cipollotto. Allora lui ne ha uno lì di cipollotto. Allora il più bello ovviamente è quello di Bob. Adesso gli mettiamo anche il cucchiaio. Guardate che bello. Adesso vi facciamo anche le foto per Telegram, ragazzi. Punto esclamativo Telegram se volete vederle. Ma quindi ora si mangia? Sì. Apparecchiate al volo, facciamo un assaggio di Bob, così chiudo la live e vengo a mangiare anch'io. No, tu stai lì. No. Sono... No, aspetta, versati il vino. Cotto? Versati il vino, dobbiamo brindare alla... Sì, no, vabbè, io ce l'ho. Dobbiamo brindare alla nostra prima live di cucina. Vi piace? Vi piace? È bello, è bellissimo, è bellissimo. Comunque, in due. Perfetto! Brindiamo alla fattura del ramen! Ci hai aiutato! Ok, Bob, vatti a sedere. Assaggia. Allora, vuoi assaggiare qualcosa, Bob? Il ramen. No, ma intendo in live. Sì. Il ramen. Allora, mettiamo la tovaglietta, guardiamo Bob che mangia e concludiamo così. Mia, istantaneo, proprio.
Mettiamo la tovaglietta, vediamo proprio che mangia. Io preparo un ride. Fare quello che adesso hai fatto per tutto il giorno. Accendere la luce. Finalmente, quella fottuta luce l'avete accesa. Ok. C'è una monster lì dietro. C'è una monster ovunque a casa nostra da quando è arrivato Bob. Oh my. Che bello, io vorrei fare. We need to see Bob dance before you close the line. Uno dei due lo puoi assaggiare. Bob, vogliono un balletto prima. Un balletto di. Prima di chiudere, vogliono un balletto. Bellissimo, Bob. Bob è un giudice di MasterChef. Dai, lo puoi assaggiare un nuovo per fare vedere com'è. Devo prima capire quanto è caldo. Vai. Dunque. Ha fatto. Non ce la fa, Bob non sa usare le bacchette. Vorrei riuscire a non esplodere l'uovo, in verità. Ma insomma, ci chiedono com'è, però. Bob, usa una forchetta, Bob. Lo faccio col cucchiaino, come i barbari. Esatto. Prendi pure un po' di noodles, aspetta, no, ma ce l'hai il cucchiaio. 10 a fiducia? Pensaci bene e commenta. Funghetto. Vai. Vai. Cazzo, è buonissimo. È buono. È buono. Splendido. Non si scioglie in bocca? È incredibile. Dai, funghetto. La pancetta l'ha assaggiata? L'ha assaggiata, sì, l'assaggiata prima. Ok, c'è troppo sale. Ok, Polly's main goal today is to find out whether there's too much salt or not. He's really obsessed with salt. No, com'è di sale? Perfetta. Perfetta, ok. No, il sale va bene. Porca puttana. Porca puttana è la reazione. Ce porca puttana! Ce l'abbiamo fatta! Ci siamo! Porca puttana! Allora, va bene, ragazzi, mangiamo, Meru? Sì, vuoi dire qualcosa? Raga, è stato un piacere. Spero vi sia piaciuto. Spero vi siate divertiti. Ci vediamo domani. Face reveal? No. Aspetta che te lo tolgo. No! Allora, passo un attimo in just chatting per fare i saluti finali. Finali e preparare il. Ciao! Il ride. Aia! Ok, allora, ragazzi, non li vedete più, ci sono solo io. Allora, ora vado a mangiare, non vedo l'ora. Ve lo ricordo qui, adesso le foto del ramen le mandiamo su Telegram. Però, se volete rimanere aggiornati, seguiteci anche su Instagram. Noi ci vediamo domani alle 7, alle 19. Non c'è più la cam, Bob, quindi poi... Ci vediamo domani alle 19, alle 19. Con Who Knocks, il gioco di Daniel Doesn't Matter. Quindi, preparo un ride. Va bene, andiamo da Vel. Andiamo da Vel, che è in live. Noi le abbiamo mai fatto un ride, quindi rimanete tutti e lasciatele un follow. Un follow. Proprio un follow. E buon pranzo a tutti. Pranzo. Meru, vuoi dire qualcosa? Madonna, Meru è distrutta, raga. Ha un bollo rosso in testa, dato dall'imbracatura del Meru. Sono una persona distrutta. Io spero vi sia piaciuto, per favore. Spero ditemi, di sì. Cioè, non lo so. Amatemi. 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 Sono una donna distrutta. Io sono Giorgia e sono una donna. Ci sentiamo su Telegram. Telegram. Vediamo domani alle 19. Alle 19. Ciao a tutti. Buon pranzo. Pranzo.